Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Inizia questo webinar che ha per titolo Comuni e Agenda 2030, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. Parleremo dunque dell'esperienza della rete dei comuni sostenibili, un'esperienza originale, di monitoraggio e, grazie alla disponibilità che hanno dato i nostri interlocutori, degli sviluppi possibili delle politiche dell'Unione Europea e nazionali proprio sul monitoraggio volontario. Questo è il focus della nostra discussione. Gli interlocutori, intanto diciamo, vado in ordine di intervento, gli organizzatori di questo evento, Valerio Lucciarini, Presidente dell'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili e anche direttore di ALI Autonomie Locali Italiane, Giusy Pappalardo, che coordina poi tecnicamente anche l'approccio a questa piattaforma e che è coordinatrice editoriale di Lente Pubblica. Con Lente Pubblica noi abbiamo instaurato, come ALI e come Rete dei Comuni Sostenibili, un rapporto molto fecondo di collaborazione, quindi oggi lo prestiamo anche su questo versante. E poi Giovanni Gostoli, direttore dell'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili, Manlio Calzaroni, responsabile dell'area ricerche dell'ASVIS, Mara Cossu, che è dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, Alice Siragusa, coordinatrice del progetto sulla localizzazione degli SDGs e del Centro di Ricerche della Commissione Europea, Stefania Volanti, sindaco di Crema, e Maurizio Gazzarri, che è responsabile di ALI per la sostenibilità e nel progetto Rete dei Comuni Sostenibili ha seguito e segue proprio la selezione e l'implementazione degli indicatori. Questi sono gli interlocutori. Due parole su questo webinar. Diciamo, il focus, il tema del monitoraggio volontario è particolarmente rilevante, noi riteniamo, oggi che le politiche si possono misurare. Si possono misurare in base a riferimenti che abbiamo ormai da qualche anno, come quelli dell'Agenda 2030 o come quelli del BES, perché nell'esperienza della rete dei comuni sostenibili abbiamo cercato di integrare anche la misurazione di alcuni obiettivi del BES riferibili agli enti territoriali e comuni. Quindi le politiche si possono misurare, la sostenibilità si può misurare. La sostenibilità è intesa come sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale, economica. Quindi è una visione a 360 gradi, molto sfidante se portata a livello dei comuni, se portata a livello degli attori principali, fondamentali di politiche di realizzazione degli obiettivi. In questo senso il monitoraggio volontario è una scelta che però va indirizzata, quindi non basta l'autosufficienza dei comuni che dimostrano buona volontà, va indirizzata e va anche sostenuta, aiutata. È chiaro che la volontarietà non presuppone un'esperienza totalizzante. No, perché ci saranno dei comuni che aderiscono prima, altri che pensano a fare esperienze guardando come vanno le prime esperienze. Ma è importante, come dire, costruire un gruppo di testa, di traino, che faccia da esperienza positiva, da motore di una grande innovazione dal basso. E in tempi in cui si parla di realizzazione del piano di recovery o diciamo di politiche molto concrete che devono trovare realizzazione, come si dice,
va di moda a dire, no, sul terreno, vanno messe sul terreno, è chiaro che c'è un incrocio molto importante, molto interessante per una evoluzione accelerata. Quindi questo è il tema in generale che ci poniamo oggi. Valerio Lucciarini, nel salutare, può dire anche cosa ha mosso l'avvio piuttosto coraggioso dell'esperienza della rete dei comuni sostenibili. Valerio. Eccomi qua, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Grazie, grazie Marco e grazie a tutti i relatori di alta qualità. Io sono molto contento di poter vedere tante persone insieme che possono dare un contributo assolutamente di livello su una tematica che, come diceva Marco, ci sta coinvolgendo da un po' di tempo e che noi ci auguriamo possa coinvolgere sempre di più tanti territori. Quello di oggi è un altro appuntamento di approfondimento sulla sostenibilità e su come l'esperienza della rete dei comuni sostenibili intende contribuire al macro obiettivo della concreta territorializzazione della sostenibilità. Lo facciamo con l'ente pubblica, quindi con un partner di ALI e anche della rete dei comuni sostenibili, che ci garantisce una veicolarizzazione delle informazioni dei nostri contributi, e lo facciamo sempre con grande coinvolgimento perché, come diceva e accennava Marco, la volontà di determinare la costituzione di un'associazione come quella della Rete dei Comuni Sostenibili nasce proprio dalla certezza da parte nostra che per davvero implementare politiche che possano guardare alla mission del raggiungimento degli SDGs sia per noi fondamentale, assolutamente funzionale, imprescindibilmente funzionale, il protagonismo dei comuni. Quindi abbiamo in 2 anni lavorato molto su tanti aspetti di carattere, diciamo, politico-amministrativo e anche sotto il profilo scientifico. L'abbiamo fatto con la grande disponibilità dell'ASIS, che noi non possiamo far altro ogni volta che ringraziare, perché davvero è stata la prima realtà a livello europeo a determinare questa condizione di avanzamento su una traiettoria di crescita della sostenibilità. E lo abbiamo fatto, appunto, come dicevo, con la convinzione che senza riuscire a mettere a terra, diceva Marco, cioè a rendere operativa un'azione dei comuni, che sono gli enti più vicini ai cittadini, che sono gli enti che parlano meglio, lasciatemi dire, e prima ai cittadini, che sono l'elemento essenziale, perché se noi non coinvolgiamo in questo tipo di approccio tutti i cittadini, diventa difficile appunto determinare un'azione virtuosa in questo senso. E quindi lo vogliamo fare mettendo in condizione il comune di misurare i propri parametri, 101 indicatori, poi ne parleranno chi seguirà. Lo vogliamo fare per aiutare il comune a organizzare una strategia amministrativa guardando alla mission della sostenibilità, accompagnare i comuni tra loro a verificare, diciamo, e a confrontarsi su percorsi virtuosi sulla sostenibilità. È chiaro che la pandemia, se da una parte ha velocizzato la contaminazione alla consapevolezza rispetto alla sostenibilità, dall'altra parte ha ritardato la strada che tende verso la realizzazione della mission degli SDGs. Quindi l'accelerazione è assolutamente necessaria e noi auspichiamo che ci sia davvero un allargamento in questo senso, perché riteniamo che laddove non si concretizzasse una unanime impostazione emancipata su queste tematiche, noi rischiamo davvero di non cogliere gli obiettivi attraverso gli strumenti finanziari. Marco mi faceva riferimento a quelli straordinari, il PNRR, quelli ordinari,
la programmazione europea che guardano la sostenibilità come asset prioritario e centrale. E quindi bisogna mettere in condizioni comuni di poter attecchire a questo tipo di approccio e quindi anche individuare la possibilità di risorse che possano trovare una modalità di investimento sulla sostenibilità, ma anche di riforma vera e propria del concetto della sostenibilità rispetto agli enti locali. Quindi lo facciamo oggi con questa importante iniziativa webinar. Riteniamo che possano essere tutti tasselli che arricchiscono un patrimonio di cui dobbiamo essere portatori con grande, grande efficacia e determinazione. Quindi vi ringrazio e ripasso la parola a Marco Filippeschi. Grazie Valerio. Allora, adesso Giusy Pappalardo per l'Ente Pubblica. L'Ente Pubblica è abituata a fare webinar di grande successo, di grande partecipazione, che di solito hanno a riferimento politiche molto concrete, no? Adempimenti, tempi, misure, no? Da realizzare. Oggi abbiamo fatto un'esperienza diversa perché queste sono politiche, queste di cui discutiamo sono politiche in costruzione, in affermazione. Però ecco, siamo molto contenti di poter collaborare anche su politiche di prospettiva, rendendo il messaggio sempre più concreto, com'è proprio nell'esperienza e anche nell'indole, ecco, del lavoro dell'ente pubblica. Giusy. Buongiorno, vi ringraziamo e siamo sempre contenti di lavorare con voi attivamente su tante tematiche che, come dicevi, spesso hanno a che fare con delle scadenze contingenti, con degli obblighi normativi, quasi sempre a stretto giro, perché poi si opera spesso con la scadenza proprio che è alle porte. Invece questa volta con voi forse abbiamo puntato ancora più in alto. Perché parlare di sostenibilità e Agenda 2030 ci fa vedere come è vero che dobbiamo partire dal basso, ma è vero che dobbiamo guardare anche in alto per andare lontano. Quindi è un'iniziativa a grande respiro che vede partecipanti che invece sono particolarmente carichi di buona volontà, di impegno e di una consapevolezza che si può andare in quella direzione se si lavora in rete, se si lavora con gli strumenti giusti. Quindi noi siamo contenti di partecipare a queste iniziative e di esservi a fianco, visto che siete come rete dei comuni sostenibili, ed ancora di più come ALI, attori di un mercato e di un contesto, quello della pubblica amministrazione, che è in continuo divenire, ma che ha grandi compiti, quale quello che stiamo trattando appunto oggi. Solo qualche nota organizzativa, perché poi lascio la parola ai relatori che hanno l'arduo compito di entrare nel fulcro del discorso odierno. E ricordo a tutti gli organizzatori che possono attivamente partecipare al webinar utilizzando questa piattaforma che è GoToWebinar e che vi dà la possibilità di porre delle domande in maniera sicuramente immediata ai relatori. Quindi c'è proprio una riga dedicata alle domande. Inserendo la vostra domanda all'interno di quel riquadro, cercheremo di sottoporla ai relatori durante la trattazione, così da risolvere ogni vostro dubbio, ogni vostra perplessità in materia. Riceverete anche nei prossimi giorni l'attestato di partecipazione direttamente sulla mail con la quale vi siete iscritti e riceverete anche la registrazione dell'evento, se partecipate ovviamente fino per l'intera durata, in modo tale da eventualmente riesaminare e ritornare su alcuni argomenti che sicuramente oggi sono particolarmente complessi. Quindi, detto dopo queste piccole note logistiche, lascio nuovamente la parola a Marco. Grazie. Grazie Giusy. Allora, entriamo nel vivo. Diciamo, il primo intervento è quello di Giovanni Gostoli, che ho detto è direttore dell'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili. Il titolo dell'intervento è Monitoraggio volontario in rete, la sperimentazione del progetto della Rete dei Comuni Sostenibili, appunto. Questo intervento, diciamo, può rappresentare l'avvio di un'esperienza, la sperimentazione di un'esperienza. Monitoraggio in rete vuol dire che non è una esperienza lasciata ai singoli comuni, no? All'estro di quel sindaco, di un altro sindaco, ma
indirizzata dal basso per la volontà di un insieme dei comuni. E i promotori del progetto sono associazioni fatte di comuni, quindi siamo proprio nell'ambito di un'auto-organizzazione da parte dei sindaci e dei comuni. Questo è l'aspetto interessante e anche la differenza rispetto ad esperienze puntuali che ci sono, ma che non hanno questa sinergia, no? E questo indirizzo. Giovanni, a te. Buongiorno, sto provando a vedere se riusciamo a condividere la presentazione. Eccoci qua, vediamo un po' se riusciamo. Chiedo a Giusy che ho un problema. Allora. Non ti è arrivato la comunicazione che sei relatore? Sì, mi è arrivato, però non mi consente di visualizzare in questo momento lo schermo. Ecco, vediamo un po' adesso. Esci e riapri. Adesso non ti vediamo proprio. Ok, ancora niente? Eccoci, riproviamo. Ora mi dovresti dare la possibilità di ricondividere. Sei ancora relatore? Sì, non riesco però a condividere. Perché sono uscito e rientrato. Prova ancora. Allora, se vuoi Sì. stacco, allora, Prova. in questo momento lo stacco e poi lo rimetto. Prova adesso. Perfetto, Mostra schermo. Eccoci. Vede? ora sì. Eccoci, Sì, ci si vede, vero? Perfetto. sì. Sì. Allora, buongiorno a tutti e scusate l'inconveniente che poi capitano sempre quando non dovrebbero capitare. Sono Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili. Desidero ringraziare prima di tutto i relatori presenti questa mattina, che sono molto qualificati, e in particolar modo l'Ente Pubblica, un portale molto autorevole della pubblica amministrazione, che ci ha consentito questo ulteriore momento di presentazione e riflessione attorno ai temi del monitoraggio di Agenda 2030 e il progetto della Rete dei Comuni Sostenibili. E infine permettetemi di ringraziare anche chi è presente oggi a questo incontro, in questo webinar, per l'attenzione e anche per la considerazione che ha dato a un progetto. A me è il compito di spiegare in maniera sintetica, di raccontare in maniera sintetica come è nato e cos'è la rete dei comuni sostenibili. Prima di tutto bisogna precisare che la nostra non è l'unica esperienza di monitoraggio, ma è l'unica volontaria che impegna non solo i comuni associati, ma anche la rete dei comuni sostenibili che propone questo strumento per la vita amministrativa. La nostra è un'associazione aperta all'adesione volontaria di comuni e città che è nata da un'intuizione di ALI, Autonomie Locali Italiane, Città del Bio e Leganet, che è una società di servizi legata ad ALI. E il compito è quello appunto di accompagnare città e comuni nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. L'associazione è stata presentata a gennaio del 2021 con un webinar a cui ha partecipato anche Enrico Giovannini, in qualità all'epoca di presidente dell'ASDIS e oggi ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Solo qualche mese più tardi, a causa della pandemia Covid-19 che ha sostanzialmente segnato la vita del paese negli ultimi 2 anni e in particolar modo per noi nei primi mesi del progetto, ad aprile-maggio è stato presentato quello che poi è il cuore del progetto, che è rappresentato da un set di 101 indicatori per misurare le politiche locali di sostenibilità. Ad oggi sono più di 50 le realtà, città e comuni
dal nord al sud Italia, dalla costa all'entroterra, città grandi e comuni medio-piccoli che hanno aderito in questi primi mesi al progetto, completando l'iscrizione. Ce ne sono circa 30 che si stanno approcciando a farlo proprio in questi giorni e oltre 400 sono le manifestazioni di interesse che sono pervenute in questi primi mesi di attività. Le prime sinergie che abbiamo costruito, fondamentali per il progetto, sono state prima fra tutte la ASVIS. Il nostro progetto è entrato nel programma di attività dell'Alleanza per lo Sviluppo Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che per noi rappresenta un punto di riferimento prezioso e tra l'altro partecipa con il professor Calzaroni all'interno del nostro comitato scientifico, e da novembre siamo aderenti dell'associazione in modo ufficiale. Questo rapporto è stato costruito prima di tutto attraverso Ali Autonomie, che fa parte dell'associazione già da diversi anni. Il progetto poi è monitorato dal Centro Comune di Ricerche Europea nell'ambito dell'analisi degli obiettivi di sviluppo sostenibile localizzati in un specifico territorio, e il progetto è stato già accreditato tempo fa nella fase iniziale nella cabina di regia di Benessere Italia. Qual è l'orizzonte? L'orizzonte, in maniera sintetica, è quello che dicevano anche il presidente Luciarini e Filippeschi, presidente del nostro comitato scientifico. L'orizzonte è Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè i 17 obiettivi di sostenibilità che sono ambientali, economici e sociali, e le 12 dimensioni del BES che sono state introdotte 2 anni dopo Agenda 2030 nella Repubblica Italiana e definiscono alcune iniziative importanti, tra cui il bilancio, insomma, dello Stato. L'obiettivo qual è il nostro? È quello di provare a territorializzare nei comuni e nelle città gli obiettivi di Agenda 2030 in continuità rispetto allo sviluppo della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile che è stata che da qualche anno in qualche modo è portata avanti e sta dando buoni risultati da parte del MIDE. Quali sono le azioni concrete del progetto? Le azioni concrete del progetto sono: primo, misurare tramite un set di 101 indicatori oggettivi, affidabili, aggiornati, l'effetto delle politiche locali di governo sugli ambiti considerati da Agenda 2030 e dal BES. In secondo luogo è quella di stimolare la redazione di piani di azioni per il comune sostenibile o agende locali 2030, quindi provare a inserire nella programmazione a livello comunale iniziative e pianificazione strategica volte a migliorare le performance degli indicatori. L'altro obiettivo è accompagnare i comuni e le unioni di comuni nella partecipazione ai bandi europei, statali e regionali che segneranno sostanzialmente i prossimi 10 anni, anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la Next Generation EU. Infine, promuovere corsi di formazione dedicate all'Agenda 2030 e alle politiche di sostenibilità non solo per i sindaci e gli amministratori, ma anche per funzionari e dipendenti comunali, e poi condividere in una rete nazionale le buone pratiche al fine di favorire il confronto e l'interscambio tra progetti virtuosi. Noi siamo partiti, come diceva Filippeschi nella premessa, da due concetti fondamentali. Il primo è che la sostenibilità si può misurare. Sostenibilità è intesa sia in senso ambientale, ma anche economica e sociale, come prevede l'Agenda 2030. Una svolta importante e concreta è arrivata ad Agenda 2030, che oltre ai 17 grandi obiettivi, a 169 target e traguardi da raggiungere, ma anche dal BES. In questi anni, grazie alla spinta dell'ASBIS, insomma, si sono fatti dei passi avanti molto importanti, e oggi il tempo è segnato da grandi opportunità che derivano dalla Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Più in generale, per la prima volta dopo tanti anni, ONU, Europa, Stato, Regioni, tutti parlano lo stesso linguaggio da un punto di vista di sostenibilità. E il nostro progetto vuol fare un salto di qualità, cioè provare in qualche modo a mettere a terra quelli che sono gli obiettivi di Agenda 2030, perché Agenda 2030 offre un quadro per cambiare i paradigmi di governo locale e non sono solo un insieme di obiettivi
per migliorare la qualità di vita, ma uno strumento concreto per agire nella realtà quotidiana. La sostenibilità si deve misurare. L'OCSE ha dimostrato, tra l'altro, che ha stimato che circa 100 dei 169 target legati a SDGs non saranno raggiunti senza il coinvolgimento dei governi locali e subnazionali, e le amministrazioni locali hanno la necessità di misurare la sostenibilità per avere una consapevolezza di quella che è la reale situazione e avere anche una consapevolezza sulla pianificazione strategica da programmare. E attraverso la territorializzazione nei comuni e nelle città, noi vogliamo dare un contributo dal basso al raggiungimento di obiettivi globali. Quindi sostanzialmente vogliamo favorire sempre più un'interazione più forte tra la strategia nazionale dello sviluppo sostenibile e un ciclo di programmazione che arriva ai comuni e alle città, anche i comuni più piccoli, costruire anche un quadro di conoscenza e di coerenza a livello comunale rispetto agli obiettivi di Agenda 2030, monitorare l'effetto e l'attività locale, offrendo anche una maggiore consapevolezza, una trasparenza nei confronti degli amministratori, ma anche dei cittadini che potranno essere coinvolti nel percorso di costruzione dei progetti. Molto sinteticamente, perché poi su questo interverrà il mio collega Maurizio Gazzarri, il cuore del progetto è rappresentato da un set di 101 indicatori. Desidero precisare che il set è sperimentale. E lo stiamo sperimentando grazie al contributo delle città e delle prime città e dei comuni aderenti proprio in queste settimane. E per natura è flessibile, cioè nel tempo avrà sicuramente delle modifiche e delle integrazioni. La sperimentazione, tra l'altro, ci è utile proprio a questo, anche a limare e migliorare meglio quello che è uno strumento importante. E a tale proposito vorrei ringraziare i sindaci, non solo i sindaci, i dirigenti e funzionari comunali che nella sperimentazione del set ci stanno offrendo delle valutazioni, anche critiche, su alcuni aspetti che possono migliorare e perfezionare lo strumento. Inoltre, è uno strumento che nel tempo si arricchirà con la disponibilità dei dati, perché in futuro su diversi settori più avremo la disponibilità dei dati e più avremo in qualche modo una misurazione sempre più oggettiva e precisa a livello comunale. Il senso anche di questo monitoraggio è quello di provare ad aiutare i comuni e a ridurre anche la distanza che c'è a volte tra la disponibilità del dato e la realtà. Perché un'amministrazione ha un ciclo che è un sindaco di 5 anni, che dura una legislatura 5 anni, nella migliore delle ipotesi si viene riconfermato 10, e se vogliamo davvero aiutare a una pianificazione, noi dobbiamo avvicinare il più possibile quello che è la situazione e il dato oggettivo autorevole alla realtà che sta vivendo l'amministrazione. Beh, questo serve a dare un'idea, insomma, di come si è lavorato, cioè per ogni goal di Agenda 2030 noi abbiamo provato, grazie al lavoro del Comitato Scientifico, a individuare degli indicatori di cui la competenza è la gran parte comunale oppure di contesto, cioè su cui in qualche modo ci può essere una rilevanza importante per l'attività comunale. Ogni goal è legato a un indicatore della rete dei comuni sostenibili, così come gli indicatori sono legati alle 12 dimensioni del BES. La dimensione degli indicatori, dei 101 indicatori, anzitutto bisogna ricordare che dei 101 indicatori, 73 sono applicabili a tutti i comuni italiani, poi ce ne sono 27 per i comuni capoluogo e uno in più per i comuni costieri. In questa sperimentazione ci sono alcune realtà che non hanno una dimensione, non hanno un contesto di comune capoluogo e che comunque ci stanno fornendo anche quei dati a loro non richiesti. E questo è una considerazione molto importante anche per l'approccio che hanno avuto questi primi comuni al progetto della rete dei comuni sostenibili. Alcuni esempi di indicatori di contesto, cioè quelli che insomma non sono prettamente di carattere comunale, ma servono comunque nella pianificazione per avere un quadro più generale, ad esempio l'occupazione, oppure la qualità dell'aria, la sicurezza urbana.
così come gli eventi sentinella, che sono altri indicatori che noi abbiamo inserito nel set e sono strumenti di pianificazione che le amministrazioni possono, devono adottare in qualche modo per aprire una pianificazione strategica dedicata alla sostenibilità, dai PUMS ai regolamenti dei beni comuni, ai piani urbanistici a consumo zero da quel punto di vista di suolo ed altri. Poi ci sono gli indicatori comunali, dove in qualche modo sono indicatori dove la competenza del comune è esclusiva o prevalente. Questi sono solo alcuni esempi, dalla soglia di esenzione IRPEF alle piste ciclabili, alla raccolta differenziata, alla riqualificazione energetica degli edifici comunali. Sono solo alcuni esempi per far capire che Agenda 2030 in qualche modo abbraccia il tema dello sviluppo sostenibile non solo in chiave ambientale, ma anche economica e sociale. In conclusione, quali sono come associazioni gli impegni che noi chiediamo al Comune aderente? Aderire è molto semplice, basta una delibera di giunta comunale in cui il Comune nomina due referenti, uno per la parte dell'amministrazione, l'altra per la struttura comunale. Il Comune si impegna a farsi monitorare annualmente sugli indicatori. Ovviamente poi la struttura darà una mano nella raccolta dei dati di competenza comunali, cioè quei dati che noi non riusciamo in qualche modo a recepire da fonti certificati autorevoli nazionali. Però al Comune chiediamo non solo di farsi monitorare, ma anche di fissare degli obiettivi di miglioramento della performance degli indicatori e anche a redigere negli anni le agende locali 2030. Oltre a questo, impegnandosi nell'associazione, il Comune si impegna a sensibilizzare la comunità locale sui temi dello sviluppo sostenibile, ad attivare anche mobilitazioni di comunità per costruire dei progetti insieme alla cittadinanza, a condividere le buone pratiche, le esperienze nel proprio comune in un network nazionale dedicato alla sostenibilità come la nostra associazione e a contribuire alla vita associativa attraverso una quota di adesione annuale che vale per 12 mesi di progetto. Quali sono i servizi che l'associazione offre al comune? Prima di tutto, ogni anno dopo la misurazione è scritta una relazione, un rapporto annuale prodotto dalla struttura in collaborazione col Comitato Scientifico, che è un documento molto utile per una riflessione sui DUP, sui bilanci, sulle pianificazioni strategiche. E a inizio anno sarà attiva la piattaforma digitale che servirà da un lato per la raccolta dati, per semplificare la raccolta dati e certificarla col sistema del blockchain. E dall'altro noi la arricchiremo questa piattaforma digitale per farla diventare sempre più il luogo virtuale dove i comuni possono condividere le buone pratiche attraverso anche questa piattaforma digitale. Poi accompagniamo i comuni nella redazione delle agende locali 2030, offriamo servizi di formazione per gli amministratori e i dipendenti e metteremo insieme i comuni per favorire insomma l'accesso a opportunità di finanziamento. In più, far parte di un contesto, di un network nazionale, ovviamente anche molto importante per la condivisione delle buone pratiche, per la comunicazione anche rispetto a quello che si fa all'interno del comune sui temi della sostenibilità. In questi mesi abbiamo promosso molte iniziative e vogliamo sempre dare più protagonismo ai sindaci all'interno dell'associazione, insieme alla costruzione delle partnership che in questi primi mesi abbiamo già siglato e stiamo siglando diverse partnership a livello nazionale che hanno l'obiettivo sostanzialmente di creare cooperazione e sinergia, perché è fondamentale lavorare insieme e nessun comune può riuscire anche da solo ad attivare questi percorsi, ma serve una collaborazione più ampia e noi vogliamo costruire, come stiamo facendo, delle partnership importanti sui diversi temi che possono offrire anche dei servizi ai comuni aderenti. Il tutto nello spirito, insomma, originario, dello sviluppo sostenibile, che è quello di provare a impegnare a livello locale, di mettere a terra gli obiettivi e di Agenda 2030 per contribuire dal basso al raggiungimento di una grande sfida, che è il miglioramento della qualità di vita per le generazioni di oggi, ma soprattutto per quelle di domani. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete concesso.
Grazie, grazie Giovanni. Ecco, mi pare che sia stata rappresentata molto bene un'esperienza, una sperimentazione molto complessa, ecco, come capite, anche molto impegnativa per un'associazione di enti che aderiscono volontariamente. Alla base dell'esperienza ci sta la selezione e l'impiego, ci stanno selezione e impiego degli indicatori. Allora, adesso do la parola a Manlio Calzaroni, che è responsabile dell'area ricerche dell'ASVIS, ma direi di più, è stato insieme a Giovannini uno degli animatori di un'esperienza che 5 anni è cresciuta tantissimo e si è affermata anche a livello internazionale come un'esperienza molto valida di riferimento. Il titolo dato al suo intervento è Il monitoraggio dell'Agenda 2030, dati statistici e qualità degli indicatori. Voglio dire che, l'ha detto già Gostoli, che gli indicatori del progetto per la rete dei comuni sostenibili sono stati selezionati con la collaborazione dell'ASBIS, se non ci fosse stato l'incoraggiamento, insomma, no? Anche la garanzia data da Manlio Calzaroni, che è stato dirigente dell'Istat, quindi è un esperto, quindi non, è un competente, non solo una persona di grande sensibilità, noi avremmo avuto molta difficoltà, no? A dare certezza a questo set, ma voglio anche dire che i comuni e anche le province che sono fatte oggi da comuni dovrebbero rivendicare al governo, al Parlamento e all'Istat in particolare una capacità maggiore, sempre maggiore, di fornire dati oggi che si può fare, no? Oggi che i sistemi digitali, l'immediatezza di tanti rilevamenti possono, no, accorciare i tempi di resa delle basi dati essenziali. Credo che questa debba essere in prospettiva una rivendicazione anche dell'ANCI, dell'UPI, insomma delle associazioni rappresentative degli enti locali. Però intanto noi ci siamo addentrati in questa esperienza. E quindi anche da questo punto di vista chiedo a Manlio di rappresentare anche la prospettiva che vede, ecco, che si vede dall'ASVIS e che vede anche lui per il suo profilo di esperienza. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, grazie soprattutto per l'opportunità che in realtà stiamo portando avanti da un paio d'anni, di collaborazione molto stretta tra ASVIS e ALI, anche prima che nascesse la rete dei comuni sostenibili, diciamo, credo che in parte sia uno dei frutti di questa collaborazione anche la rete dei comuni sostenibili. Inizialmente devo dire, avevo, forse anche per la mia precedente esperienza di cui parlava Marco prima, poca fiducia che si potessero arrivare a misurare così tanti fenomeni anche ad un livello comunale, a un livello di dettaglio territoriale molto fine, quali comuni, diciamo comuni non capoluogo, quindi comuni di dimensioni abbastanza ristrette. E devo dire che questa esperienza, come dico sempre, insomma, si continua sempre a imparare, come dire, la formazione continua. Ecco, questa è anche una formazione continua anche per me, nonostante i 40 anni di Istat, sto imparando nuove cose, anche in questa collaborazione con ALI Lega delle Autonomie. E quindi provo a condividere, si vede la... Si Sì, vede? vediamo bene. Perfetto, sì. Perfetto. Ecco, ho aggiunto una frase al titolo dell'intervento, è quella delle politiche del territorio, che mi sembrava opportuno proprio anche rispetto a quelli che erano gli ultimi richiami di Marco Filippeschi, ma anche di quello che era il contenuto, parte del contenuto dell'intervento di Gostoli, e cioè le politiche del territorio.
Allora, parto dal territorio e parto, anzi, una slide che ho già presentato qui, credo anche con Ale, in una precedente occasione, cioè il ruolo dell'agenda, come a me piace dire, un manuale con approccio multidimensionale per definire le nostre politiche, ma come vedete nella fase precedente, uno strumento che dà indicazioni univoche, cioè che cerca di costruire quella che prima qualcuno ha definito una lingua comune, un linguaggio comune su cose come misurare la realtà in cui viviamo, cioè la qualità della nostra vita, per migliorare la qualità della nostra vita. Questi sono, diciamo, è un cardine che ripeto spesso, ma non per pigrizia, ma per credo che sia, vuol dire, il quadro di riferimento filosofico, anche se volete, ma molto più modestamente forse politico, delle azioni che si stanno sviluppando per la messa in pratica dell'Agenda 2030 e dei suoi obiettivi. Si è già detto del territorio, l'ha ricordato Gostoli, non ci siamo messi d'accordo, ha parlato dell'elaborazione dell'SDSN e del GOL, e qui l'ho rimessa, in cui si dice che 105 dei 169 territori, come appunto già ricordato lui, non possono essere raggiunti senza un coinvolgimento dei governi subnazionali. Anche il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un coordinamento a tutti i livelli, anche da quello globale a quello locale, per poter applicare le politiche e poter rendere realmente obiettivi perseguibili quelli che sono i 169 target dell'agenda. Per finire anche con quello che ha fatto l'Italia in questo, e qui ricordo semplicemente, penso forse ne parlerà l'intervento successivo di Maragossi, gli accordi che ha stimolato e poi stipulato il precedente Ministero dell'Ambiente, l'attuale MITE, di collaborazione con attualmente regioni, province autonome e città metropolitane per lo sviluppo di strategie sostenibili a livello territoriale, con tre punti di vista fondamentali, tre main goal, appunto, la governance, il coinvolgimento della società civile, definizione e monitoraggio della strategia e quindi, come dico io, delle politiche attivate per perseguirli. Quindi diciamo questo. Io non mi fermerò molto sui 101 indicatori perché ne ha parlato prima di me Gostre, ne parlerà anche, ci siamo sentiti nei giorni scorsi, Maurizio Gasparri successivamente. E quindi voglio porre l'attenzione su un tema di misura e quindi su indicatori che vanno, e questo è un ambito di discussione anche, verso l'obiettivo di futuri ulteriori obiettivi, di sviluppi ulteriori rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. Allora, noi come ASVIS, sulla nostra esperienza, abbiamo così definito un modello che abbiamo chiamato Sistema Multilivello di Strategie e agende territoriali per lo sviluppo sostenibile. E l'obiettivo è stato anche questo detto precedentemente, far sì che le strategie siano parti integranti del ciclo di programmazione e accompagnate dalla definizione di obiettivi quantitativi. E qui è la parte quantitativa, gli indicatori che dobbiamo trovare, indicatori di qualità, come giustamente definiva prima Marco, obiettivi quantitativi da raggiungere e azioni per perseguirli. Ecco, obiettivi e azioni. Credo che sia un tema da sottolineare. Abbiamo individuato anche quali sono, secondo noi, ma sembra abbastanza banale sottolinearlo, gli strumenti più idonei in cui dovrebbero essere incardinate queste strategie territoriali, che sono i DEF regionali per le regioni, ovviamente, e i DUP per gli enti territoriali, dalle province ai comuni, a varie forme di associazione dei comuni che sono presenti nel nostro territorio. Questo consentirebbe di perseguire quelli che sono alcuni obiettivi della strategia dell'Agenda 2030 e che sono anche all'interno delle migliori pratiche internazionali e aggiungo all'interno di quelle che sono ormai le direttive che costantemente vengono emesse dall'Unione Europea. Io non l'ho detto in altre occasioni, non volevo ripetere, ma in realtà credo che debba essere sottolineato, cioè che ormai non c'è atto dell'Unione Europea, da qualunque struttura dell'Unione Europea, dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento, che non faccia riferimento all'Agenda 2030 come quadro di riferimento concettuale e strumento comune
per misurare, per quantificare, per monitorare. Questo è un aspetto fondamentale. Attenzione, il PNRR è molto chiaro che deve essere monitorato in maniera molto attenta, altrimenti le successive tranche di finanziamento rischiano di non essere erogate da parte dell'Unione Europea. Quindi il tema della misura, quindi dell'indicatore, della qualità degli indicatori, è un tema fondamentale. Allora, è stato già detto prima che sono stati trovati 101 indicatori, abbiamo collaborato come ASVIS alla definizione, anche sulla base delle nostre esperienze già fatte sul territorio, di questi 101 indicatori. 101 indicatori che poi vanno specificati e sono assolutamente coerente con quelle che è stata la classificazione dei 101 indicatori all'interno delle slide che Gosto ha presentato prima di me. Attenzione, infatti, sono indicatori che sono legati alle azioni, al monitoraggio, indicatori di contesto che descrivono la realtà entro cui un comune si muove, e indicatori più specifici legati alle azioni, agli obiettivi specifici che un comune ha trovato. Ecco, io mi vorrei fermare su questo ultimo aspetto, e quindi quello di analizzare e monitorare le principali azioni che i comuni pongono in atto in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030. E quindi indicatori puntuali che devono monitorare che cosa? La realtà del territorio, come abbiamo detto, ma anche gli obiettivi quantitativi e le azioni specifiche attivate dal comune. Quindi fondamentalmente sono due le origini di questo indicatore. Uno, le caratteristiche diverse, sociali, economiche, morfologiche, di un determinato territorio, un comune, un'unione di comuni o così via. E invece l'altro, le scelte di programmazione sia sovranazionali che del territorio, rispetto alle quali poi costruire quei piani di programmazione DEF e DUP di cui parlavo prima. Obiettivi quantitativi, attenzione, obiettivi quantitativi molti sono già definiti, non è che possiamo noi fare più di tanto se non prenderli come un oggetto della nostra attività, parlo dal punto di vista del comune, ad esempio, e quelli che qui abbiamo chiamato obiettivi quantitativi generali. Alcuni sono inseriti direttamente nell'Agenda 2030, ho fatto due esempi, uno della riduzione ad un massimo di 70 morti ogni 100.000 nati vivi, è un obiettivo dell'agenda, definito dall'agenda stessa. Noi dobbiamo prendere atto e applicarlo. Ovviamente noi siamo molto lontani in senso positivo da questo obiettivo, però l'agenda vale per tutti i paesi del mondo, e quindi purtroppo in molti paesi questo è un obiettivo ancora difficile da perseguire. L'altro esempio è la parità di genere. Ovvio che la parità di genere significa dire che ci deve essere una presenza paritaria, ad esempio, negli organi elettivi, e quindi deve essere misurata, piuttosto che nelle aziende, piuttosto che in ambiti sociali e economici della società. E quindi, di fatto, si dice che ci deve essere un numero che tende ad essere 50 e 50, non sarà mai 50% uomini e 50% donne. In letteratura in genere si dice che questa parità è ottenuta quando i due generi, indipendentemente maschio o femmina, sia più o meno 40 e 60 all'interno di questa forchetta, e quindi questo è un obiettivo quantitativo, si mette questo obiettivo e si deve raggiungere. Altri obiettivi sono definiti dall'Unione Europea, quindi faccio uno per tutti, quello forse è più conosciuto, il tasso di occupazione. Recentemente l'Unione Europea ha definito che il tasso di occupazione da raggiungere entro il 2030 è il 78%. Attenzione, queste cose cambiano, 4-5 anni fa era stato definito che era il 73%, adesso è il 78%. Questi sono obiettivi quantitativi che anche il singolo comune, tenendo conto ovviamente degli ambiti istituzionali del singolo comune, quindi delle capacità che rispetto a questi ambiti istituzionali il comune ha di incidere su questi fenomeni, deve comunque mettere all'interno dei suoi goal. Poi gli obiettivi specifici legati alla realtà del territorio e delle politiche messe in atto nel territorio. Qui ci sono un esempio, penso ne parleremo, lo porterò anche al prossimo riunione del Comitato Scientifico per capire come si possono inserire nel nostro modello, qui nel nostro modello della rete dei comuni sostenibili, obiettivi quantitativi che sono misurabili e significativi anche a livello di singolo comune.
Vedete, ce ne sono vari tipi, dalla distribuzione dell'acqua, ai rifiuti, al consumo di suolo con il suo azzeramento e così via. Credo che sia un esempio abbastanza chiaro di quello che oggi è possibile fare a livello di comune per quanto riguarda obiettivi quantitativi generali che devono essere perseguiti. Ovviamente questo è un percorso in itinere, lo diceva Marco prima. Credo che sia uno degli obiettivi anche sollecitare non soltanto l'Istat, ma direi più in generale il sistema statistico nazionale a incrementare la realizzazione di obiettivi che hanno punto di riferimento l'Agenda 2030. L'Istat ha fatto molto con il BES, che è partito prima dell'Agenda 2030 e quindi ha una sua specificità, ma è tutto interno alla logica dell'Agenda 2030 e quindi è una parte assolutamente fondamentale, non a caso gli indicatori si sovrappongono per il 60-70% tra i due sottoinsiemi di Agenda 2030 e BES, proprio a dimostrazione della coerenza tra questi due sistemi. In realtà è un solo sistema, ma diciamo il primo nato soltanto a livello nazionale con la volontà dell'Istat, come prima veniva ricordato, e non solo dell'Istat. Gli obiettivi invece specifici, e chiudo su questo la mia intervento, poi potremmo discutere anche di questi soprattutto. Quali sono i passi principali che noi abbiamo individuato sulla nostra esperienza rispetto a quella che abbiamo chiamato sistema multilivello di strategie e agende territoriali per lo sviluppo sostenibile? Tre fondamentalmente: individuazione di obiettivi specifici presenti nelle azioni del comune, perché molti sono già stati individuati e molti sono già oggetto di attenzione dalla parte del politico, dei politici del comune e quindi vanno semplicemente individuati con un'azione ermeneutica, ma si trova molto più di quanto gli stessi politici inizialmente possono immaginare. Secondo, definizione di un sistema di indicatori e monitoraggio. Appunto, l'abbiamo già detto e non mi ripeto sulla importanza del monitoraggio. Terzo, anche questo è stato accennato nell'intervento di Gostore e mi è piaciuto, non ci siamo assolutamente coordinati e quindi forse appunto la prima slide era una ripetizione, ma mi fa piacere che invece senza coordinarci abbiamo anche qui individuato questo punto, e cioè, come dicevo nella prima slide, non è un libro bianco l'Agenda 2030, è un manuale, quindi deve essere messo a terra e questo è un concetto che hanno ripetuto tutti gli interventi che mi hanno preceduto e quindi per un comune che significa questo? Che queste azioni, questi obiettivi, queste attività devono essere parte integrante dei DUP. Non possono essere una cosa che si fa bella, si mette nel cassetto, come tante volte in Italia abbiamo già fatto. Questo credo abbiamo un'esperienza assolutamente unica a livello mondiale, non invidiabile in questo caso. E quindi l'introduzione negli strumenti di programmazione, il DUP, primo fra tutti. E concludo con un esempio per far vedere che questo che sto dicendo non è filosofia, non è una cosa astratta, non è il libro dei sogni. Questo è il DUP del Comune di Parma che è stato realizzato e approvato il 24 novembre ultimo scorso con il supporto di ASVIS e qui ho riportato quelli che sono alcuni brani del DUP approvato, quindi è all'interno del DUP, ho preso il GOL 11 che forse è quello più rilevante a livello territoriale, quello delle città, e quindi il testo, tra virgolette, sotto il titolo Il posizionamento è il testo virgolettato e quindi pari pari riportato da quello che è il DUP approvato dal Comune di Parma il 24 novembre, cioè l'analisi del posizionamento del Comune rispetto ai raggiungimenti dei target del GOL 11 si basa sulle performance rispetto a otto indicatori e qui ci sono gli otto indicatori. Non ho tempo per andare, ma ho sottolineato in rosso, questa è la diversità rispetto al testo originale, le densità delle piste ciclabili e la qualità dell'area urbana. Perché questi due? Perché sono due esempi. Uno di un obiettivo specifico definito dal comune. Ovviamente anche questo si riallaccia ai goal, nello specifico alla mobilità sostenibile. Appunto, le piste di guida. L'altro invece è un obiettivo sovranazionale definito dall'OMS relativamente alla qualità dell'aria. E cosa dice il DUP del Comune di Parma? Cosa ha fatto? Ha creato questi tre passi: obiettivi quantitativi, indicatori e monitoraggio. Obiettivo quantitativo: l'obiettivo quantitativo che il Comune si è dato
per quanto riguarda, chiedo scusa, ho levato la condivisione? No, a posto, continuo a vedere, benissimo. Io non la Live. vedo più però. Scusate, ah, Noi eccolo, no, ho sì. cliccato io, scusate, bene. No, ho sbagliato io sul mio computer. Chiedo scusa. Obiettivo quantitativo. Questo è l'obiettivo specifico che il Comune si è dato. Entro il 2025 raggiungere 170 km di piste ciclabili. Poi sottolineo in linea con gli obiettivi della Regione. Perché parliamo noi di strategia multilivello? Perché ci deve essere una coerenza, come l'Agenda 2030 chiede, tra i vari livelli di governo nazionale e territoriale, comprese le regioni, che ovviamente in Italia hanno un ruolo istituzionale molto importante. La regione Emilia-Romagna aveva dato degli obiettivi, rispetto agli obiettivi complessivi delle piste ciclabili, il comune ha trovato il suo obiettivo coerente con quelli di tutta la regione dei 170 km, e questo è l'obiettivo specifico individuato dal comune. L'indicatore, il punto 2, questi sono i chilometri presenti nei vari anni, con l'obiettivo nel 2025 di arrivare 171 km. Il monitoraggio, questo monitoraggio è effettuato con un metodo delle frecce, che è mutuato da quello che è definito come metodo di valutazione l'Unione Europea, nello specifico l'Eurostat, cioè l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Sottolineo questo perché non ci vogliamo inventare niente, vogliamo il più possibile utilizzare modelli e linguaggi comuni. Anche i metodi di valutazione. Non sarà un metodo perfetto, sicuramente non lo è. Se mi chiedete come statistico, potrei fare molte critiche a questo metodo, ma ha un valore importante. È proposto e utilizzato da tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Credo che sia un valore aggiunto fondamentale a cui non si può rinunciare. Quindi, applicando questo metodo, in parte poi anche questo Maurizio Carrazzari ve ne parlerà più nello specifico, arriviamo a valutare che proseguendo l'iter come l'andamento degli ultimi anni, nel 2025 raggiungeremo l'obiettivo. Vado avanti e concludo. L'altro, l'obiettivo dei 3 giorni di superamento massimo, dei massimi livelli di PM10 all'anno, obiettivo dell'OMS, quindi non è un obiettivo specifico, è un obiettivo generale. Questo è l'andamento dei giorni. In questo caso la valutazione, tranne sempre le frecce di cui parlavo prima, in questo caso sia nel breve che nel lungo periodo, la valutazione è negativa, c'è una diminuzione perché si vede dal trend con tutte le variazioni anche di origine climatica che si possono avere, però questa diminuzione non è sufficiente a raggiungere i 3 giorni nel 2030 come richiederebbe l'OMS. Questo è all'interno del DUP, questi sono gli obiettivi strategici, sicuramente voi siete più esperti di me, l'ho messo soltanto come esempio di struttura che conoscete, obiettivo strategico, obiettivo operativo, descrizione dell'obiettivo operativo, appunto le attività e quindi 170 km all'interno del DUP. Il tutto coerente anche con gli obiettivi e quantitativi descritti dai DEF regionali, quindi questo è il significato dell'ottica multilivello, così come abbiamo chiamato noi. E quindi, e concludo, il modello ASVIS ha questi passi fondamentalmente per arrivare a una messa a terra, come dicevano e chiedevano giustamente, è un obiettivo assolutamente comune tra ASVIS e ALI e Rete dei Comuni Sostenibili, è quello di mettere a terra l'agenda e quindi analisi del posizionamento, individuazione di obiettivi quantitativi generali e specifici, individuazione di indicatori per il monitoraggio, e delle azioni, delle norme che dovrebbero favorirne il raggiungimento. Punto fondamentale, quindi non l'abbiamo molto sottolineato, ma è uno dei punti cardine anche della logica dell'agenda, cioè il coinvolgimento dei portatori di interesse, delle persone coinvolte, anche dei cittadini. E l'ultimo punto che ho fatto vedere adesso è quello della integrazione di queste attività all'interno degli strumenti di programmazione. Ecco, spero di aver dimostrato che è un percorso fattibile. Il Comune di Parma è un esempio particolare, ma credo che sia chiaro a tutti che è un percorso che quindi è realizzabile. Non è, come sempre mi piace dire, non è un libro dei sogni. Con questo concludo e vi ringrazio. Grazie a Manlio Calzarone. Insomma, si è visto nella sua presentazione anche quanta sintonia ci sia fra il progetto che oggi abbiamo preso a riferimento e le indicazioni che l'ASBIS ha fissato. Aggiungo che noi abbiamo avuto anche una disponibilità da parte
del presidente dell'Istat Blangiardo a seguire la sperimentazione. Quindi nei prossimi mesi riprenderemo i contatti e, avendo un progetto avviato, sarà interessante fare delle valutazioni anche insieme alla maggiore agenzia impegnata nella elaborazione dei dati statistici nazionali, nella fornitura dei dati. Marco, Allora, ora scusami, passiamo a Maracos. proprio a tal proposito, ti volevo proporre una domanda che è arrivata dai partecipanti, da parte di Francesco, proprio in questa direzione. Chiede se esiste attualmente già una banca dati online dove poter vedere sia lo status quo che l'avanzamento per ciascun comune nell'ottica del raggiungimento di questi obiettivi. Possiamo già rispondere adesso o attendiamo gli altri relatori? Manlio, vuoi rispondere tu? Ma sì, molto breve. La risposta, se si chiede una banca dati in cui c'è già una sistematizzazione a livello degli 8.000 circa comuni, la risposta è no. Se si chiede se ci sono banche dati che hanno informazioni atte anche a livello comunale a misurare e quindi a valutare l'avvicinamento o l'allontanamento dagli obiettivi generali, specifici di ciascun comune, anche a livello comunale, la risposta è sì. I 101 indicatori di cui si faceva prima, gli 8-9 obiettivi quantitativi che ho fatto vedere in una slideino, io poco fa, sono stati scelti proprio perché sono misurabili quasi tutti, con indicatori della statistica ufficiale. Io tengo a sottolineare questo aspetto. Gli 8 indicatori, perché 8? Obiettivi quantitativi, soltanto 8, qualcuno potrebbe dire. Non sono pochi 8, attenzione, e qui faccio un discorso più strettamente politico. 8 indicatori, magari tutti i comuni avessero il coraggio, scusatemi la polemica, da cittadino attivo, di dire: questi sono gli 8 obiettivi, misuratemi e fra 5 anni votatemi rispetto a questo. Non lo fa praticamente nessuno. Cioè, l'esempio di Parma è veramente forse casuale, se volete vedere il bicchiere mezzo vuoto, però ci sono questi e quindi è importante utilizzare questi che a livello comunale sono disponibili per poter costruire queste valutazioni. Questo è uno dei nostri obiettivi. L'obiettivo che abbiamo come ASVIS insieme a ALI di questo è proprio questo. Noi abbiamo una nostra banca dati a livello regionale, a livello comunale non abbiamo le forze, però con questa attività comune per comune si possono fare. Si può costruire questo esempio. Poi speriamo che l'Istat, sono d'accordo con Marco, sia sempre più sensibile. Potremo anche proporre questo, suggerendo qualche cosa all'Istat per migliorare questo tipo di valutazioni quantitative. Cercheremo magari di farlo insieme sulla base della nostra esperienza comune. Assolutamente sì. Portando le nostre esperienze, ecco, anche le discussioni, da quello che può uscire oggi nelle prossime riunioni sulle esperienze delle reti, sul nostro rapporto sui territori, con pregi e difetti, ovviamente, che potrebbe essere anche questo, vuol dire, un importante passo avanti. Bene, allora ora parla Mara Cossu. Che ringrazio tanto per essere stata disponibile, per essere con noi. Lei è dirigente della direzione che si occupa soprattutto della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, e il ministero dove lavora è il ministero ancora oggi di riferimento, ecco. Quindi, dato che la discussione che facciamo deve essere generalizzabile, no? Si possono portare degli esempi, noi abbiamo anche un esempio concreto da portare, però la forza del monitoraggio volontario c'è se c'è dentro una strategia, ecco, se non è fine a se stessa, se non è vista come un'esperienza effimera, ecco, che oggi c'è, domani non ci può essere, perché siamo convinti che il monitoraggio delle politiche in generale sarà sempre più importante, sarà un metodo, una sfida per la politica, anche per la politica locale.
Quindi è interessante capire come il Ministero della Transizione Ecologica veda i monitoraggi nella strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per la possibilità di essere qui a confrontarci in un contesto particolarmente stimolante. Come introduceva il dottor Filippeschi, il mio compito, augurandomi che vediate lo schermo intero a questo punto, è fare riferimento all'esperienza e al contesto di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come strumento di coordinamento dell'attuazione di Agenda 2030 in Italia, riprendendo tutta una serie di parole chiave che avete sentito fin qua. Quindi, diciamo, parto da una parte del testo dell'agenda a cui sono particolarmente affezionata, che parla di audacia, come diceva prima il dottor Calzarone, ci vuole coraggio, audacia ad attivarsi per fare passi trasformativi, ma anche necessità di farlo in un viaggio collettivo. Quindi, diciamo, il tentativo di stamattina è quello di raccontarvi qual è il viaggio che è stato intrapreso a livello nazionale e a livello territoriale, perché il sistema territoriale di cui si parlava fin qua è assolutamente all'interno del mandato anche normativo della strategia di sviluppo sostenibile, e quindi raccontarvi in che modo questo si stia configurando e quali possano essere le potenziali implicazioni e le relazioni fra il lavoro che ALI, che la rete dei comuni sostenibili, che ASVIS fa sui territori con quello che noi stiamo portando sui territori e che i territori stanno facendo insieme a noi. Parto dal mandato normativo per dire che è monitoraggio volontario, non c'è dubbio, soprattutto dal punto di vista dei comuni, per noi lo è fino a un certo punto, nel senso che per legge, e cioè per il decreto legislativo 152 del 2006, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile fa due cose fondamentali. La prima è il quadro di riferimento per la valutazione di politiche, piani e programmi di tipo ambientale e territoriale, e quindi, diciamo, costruisce un quadro definito nelle modalità con cui lo definiva prima anche il dottor Canzaroni, quindi un quadro che definisca obiettivi di sostenibilità, indicatori collegati, azioni e strumenti di attuazione potenziale, ma ha anche un'altra impellente necessità, quella di costruire un sistema di monitoraggio integrato degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sistema di monitoraggio integrato implica la necessità di monitorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nazionali a tutti i livelli del territorio. E questo significa anche che le regioni, dice la norma, devono dotarsi di proprie strategie regionali per lo sviluppo sostenibile in coerenza con la nazionale e devono promuovere gli enti locali affinché facciano la stessa cosa. Quindi sia il quadro del sistema territoriale, sia il tema del monitoraggio volontario rispetto agli obiettivi di sostenibilità, è vero che stiamo parlando di sfere di volontarietà, ma è altrettanto vero che sono incardinati all'interno di un sistema normativo. La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile è stata approvata in prima istanza nel 2017 con delibera CIPE e attualmente in corso la sua revisione, che ha delle implicazioni molto importanti dal punto di vista degli indicatori, come vedremo tra poco. Qual è la differenza sostanziale fra la struttura strategica di Agenda 2030, cioè i 17 obiettivi e i 169 target, rispetto alla struttura della strategia nazionale? La differenza sostanziale è che la strategia nazionale di sviluppo sostenibile nel 2017, attraverso la consultazione e la concertazione delle amministrazioni centrali, decide di costruire scelte strategiche e obiettivi strategici nazionali che siano che mettano insieme e quindi creino interconnessioni fra gli SDGs di riferimento. Quindi non c'è una scelta o un obiettivo soltanto sull'SDG 2 piuttosto che sull'11, ma me si mettono in evidenza le interconnessioni fra gli obiettivi. Questo ha delle implicazioni abbastanza rilevanti dal punto di vista del metodo con cui le strategie di sostenibilità, quella nazionale e a cascata, quelle territoriali, quindi regionali, e poi siamo andati sulle strategie metropolitane, e ci auguriamo, questo evento di oggi ci dà anche modo di avviare un ragionamento, di arrivare fino a livello locale. Il metodo proposto sulle strategie di sostenibilità è che abbiano sostanzialmente due caratteri e due dimensioni.
in primo luogo abbiano un carattere processuale, cioè l'obiettivo non è la definizione del documento, ma l'obiettivo è la costruzione di un processo interno all'amministrazione e di interazione fra l'amministrazione e il suo contesto locale e territoriale, che in qualche modo possa abilitare la capacità di gestire diverse agende nel tempo, cioè che si proietti nel tempo la capacità di costruire delle agende strategiche. E poi ha un carattere sostantivo, cioè ha la capacità di costruire azioni e di strutturare la misurazione di quello che si stia facendo verso la sostenibilità. Le dimensioni ovviamente sono interne all'amministrazione. Lo sforzo, il motivo per cui, diceva prima il dottor Calzaroni, noi abbiamo identificato come ambito fondamentale quello della governance delle singole amministrazioni, è perché c'è bisogno di una capacitazione, di una formazione e di un fortissimo investimento all'interno delle amministrazioni, in particolare le amministrazioni locali, per riuscire anche solo a mettere insieme le competenze che servono a gestire un'agenda di sviluppo sostenibile, che è fatta di molteplici settori di intervento e molteplici competenze. E poi c'è una capacità che va sviluppata e anche di affinamento della capacità di messa in sinergia e di non duplicazione del coinvolgimento degli stakeholder e della società civile. Questo è un po' lo schema con cui si costruiscono le strategie di sviluppo sostenibile, cioè si creano delle cabine di regia all'interno delle amministrazioni che fanno tutte quelle azioni che appartengono al quadro strategico e quindi il quadro di riferimento con gli obiettivi, i target quantitativi associati e gli indicatori, la messa insieme del sistema di monitoraggio integrato anche con la gestione del flusso dei dati e della capacità di reportistica collegata, la sovrapposizione e l'identificazione delle relazioni fra le aree di policy, la mappatura dei piani e dei programmi e delle policy rilevanti e l'individuazione delle ulteriori ambiti di programmazione integrata e l'integrazione con i documenti di economia e finanza e con i documenti, con i DUP, si diceva prima. Nel caso delle città metropolitane, per noi, attraverso la collaborazione con ANCI, è stata fondamentale l'integrazione con i piani strategici metropolitani. Questo per creare una struttura che sia in grado di gestire la complessità dell'agenda e anche per fare sì che quello che più volte stamattina è stato evocato, cioè la capacità di creare delle agende in grado di gestire la molteplicità dei canali di finanziamento che arriveranno nei prossimi anni, soprattutto grazie al PNRR, con un substrato sia di tipo valutativo sia di tipo amministrativo gestionale che consenta di farlo, diciamo, il tentativo è quello di abilitare delle strutture interne alle amministrazioni che abbiano questo ruolo e che in qualche modo tengano insieme i diversi settori dell'amministrazione. Così si attivano forme di concertazione con la società civile. Abbiamo un forum nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui Alia ed ASVIS sono parte, e che tendenzialmente è la piattaforma e l'ambiente in cui si promuovono, non solo si mette mano alla struttura della strategia e si modifica in maniera condivisa, ma anche si promuovono forme di interazione diverse. E poi si costruiscono delle azioni. Con le città metropolitane, per esempio, abbiamo promosso alcune azioni pilota integrate che hanno un carattere di sperimentalità e che abbiano come caratteristica quella di mettere insieme le tre dimensioni della sostenibilità, quindi quella ambientale, quella sociale e quella economica. Che cos'è che stiamo portando avanti? Diciamo, quali sono le nostre chiavi di lavoro nell'ambito di questo processo che sto raccontando oggi? Prima di tutto, vi dicevo all'inizio, il viaggio è collettivo e per fare un viaggio insieme bisogna collaborare, quindi tendenzialmente l'attivazione di tavole di confronto con tutte le regioni e le città metropolitane e con le province autonome ci ha consentito di costruire degli strumenti di collaborazione con loro che fossero in qualche modo calibrati sulle loro reali esigenze. Quindi affiancando accordi di collaborazione diretti alla definizione delle agende e delle strategie di sviluppo sostenibile da un lato e affiancando con un supporto tecnico diretto a non tanto a risolvere i problemi specifici, ma a risolvere questioni comuni a diverse amministrazioni, in qualche modo questo ha fatto sì che diverse regioni, e a questo punto la città metropolitana di Bologna e altre seguono abbastanza rapidamente, si siano ormai dotate e abbiano approvato le proprie strategie di sviluppo sostenibile. Il tema della territorializzazione ovviamente non si ferma a livello metropolitano, è nostra ferma intenzione andare oltre e arrivare ovviamente in forma di appoggiandoci ad associazioni, a forme di aggregazione, perché diciamo, il territorio è molto minuto e si fa fatica dal livello nazionale a raggiungerlo in maniera così peculiare, ovviamente di supportare e accompagnare la definizione delle agende locali, anche attraverso, e quello che abbiamo fatto fin qua, un ruolo molto importante del mondo della ricerca. Abbiamo finanziato progetti di ricerca che avessero come obiettivo quello di sviluppare
o essere direttamente a supporto dei processi territoriali in atto, o comunque sviluppare progettualità e ragionamenti tematici che dovessero essere messi a disposizione dei tavoli di collaborazione e delle amministrazioni che stavano lavorando. Come dicevamo prima, tre sono i grandi blocchi su cui le manifestazioni di interesse che abbiamo proposto a regioni e città metropolitane si sono incentrate. La prima l'abbiamo esplorata, la governance, la seconda, il coinvolgimento della società civile con un lavoro molto grande che si sta facendo dal punto di vista dell'educazione, l'ultima, quella dell'elaborazione del documento strategico, dove elaborazione del documento strategico comprende un po' tutti gli elementi che ci faceva vedere prima il dottor Calzaroni, c'è un'analisi di posizionamento, c'è la definizione degli obiettivi e delle azioni prioritarie, l'aggancio con gli indicatori per il piano di monitoraggio, il raccordo con il documento di economia e finanza, in questo caso regionale, essendo le regioni l'oggetto dell'accordo, la definizione di ambiti di politica integrate su cui sperimentare forme di valutazione ad hoc rispetto alla sostenibilità e la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche. In questo un grosso lavoro è di messa in sinergia e collaborazione con i tavoli attivi sulla valutazione ambientale strategica per riuscire a muovere la consapevolezza delle amministrazioni dalla valutazione ambientale strategica del singolo piano e programma alla costruzione di un lavoro di ampliamento delle valutazioni a toccare tutti i temi della sostenibilità che possano in qualche modo dare effettivamente seguito al mandato normativo che accennavamo all'inizio. In questo percorso la misurazione ha ovviamente un ruolo preponderante, cioè la scelta di un set di indicatori dedicato al monitoraggio degli obiettivi strategici nazionali e quindi a cascata dedicato a garantire il presidio del rispetto del mandato dell'articolo 34 del decreto 152, cioè del monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli territoriali, è partito nel 2019 con un tavolo nazionale sugli indicatori che comprendeva ovviamente Istat e ISPRA come espressione del sistema statistico nazionale, che è quello che tendenzialmente ha in carico la produzione statistica che poi confluisce nelle due piattaforme principali a cui ci riferiamo e che sono state ampiamente richiamate stamattina, cioè l'Istat SDGs e l'Istat BES, che in qualche modo vanno rafforzando sempre di più la complementarietà fra di loro, pur rimanendo piattaforme separate. Il MEF e il MAECI per quanto riguarda la dimensione esterna dell'agenda e l'allineamento con le politiche di bilancio. Questi indicatori, vedremo più tardi, sono stati selezionati sulla base di tutta una serie di criteri, guarda caso i criteri con cui erano stati a suo tempo selezionati gli indicatori BES da far confluire nel documento di economia e finanza, a cui come Ministero della Transizione Ecologica abbiamo chiesto di aggiungere un unico criterio, legato alla disponibilità territoriale degli indicatori, anche in prospettiva in serie storica. Questo proprio per dare le gambe e radicare, come si diceva prima, esattamente questo meccanismo di monitoraggio integrato, che è quello che appunto la legge ci chiama ed è quello su cui molti attori in questo momento stanno investendo. Del bando della ricerca già vi ho detto, se, peraltro un progetto è stato finanziato sulle agende locali, a cui collabora anche ASVIS, e un progetto specifico è stato finanziato sul sistema di monitoraggio della strategia nazionale che guarda appunto alla costruzione dell'integrazione del monitoraggio su diversi livelli territoriali e che mette in piedi una serie di sperimentazioni che sono attualmente in corso. Il tentativo è sempre quello di raggruppare e far lavorare insieme gli enti, sia regionali che metropolitani, promuovendo sia la governance orizzontale che quella verticale, cioè promuovendo la governance che la relazione, scusatemi, tra le strategie regionali, quelle metropolitane e quelle locali. Da questo punto di vista, riprendendo quello che si diceva prima, la definizione del sistema degli obiettivi di livello locale ovviamente per norma è collegata al sistema degli obiettivi regionali che a sua volta sono collegati al nazionale, cioè c'è un collegamento tra e una coerenza necessaria fra i diversi livelli, proprio perché ad ogni livello si rende necessario definire, come si diceva prima, una serie di obiettivi che siano innanzitutto, prima di tutto, congruenti rispetto al livello di riferimento, cioè sia possibile per l'ente mettere effettivamente in pratica e in attuazione quell'obiettivo e poi sia da valutare il contributo che quell'ente può dare al raggiungimento dell'obiettivo sovraordinato. Quindi il monitoraggio integrato prevede che ciascun livello territoriale definisca in che modo si sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Questo comporta la necessità di mettere in piedi un sistema di indicatori condiviso, che è un blocco
minimo su cui lavorare e parallelamente fa intervenire un altro pezzo di ragionamento che è quello sempre introdotto dal dottor Calzaroni, che è quello sulla valutazione delle politiche. Sul tema della valutazione delle politiche ci torneremo fra un attimo. C'è un lavoro e una sperimentazione già partita con il Dipartimento per le politiche di coesione che lavora sugli indicatori di programmazione e prova a definire un nucleo di indicatori di programmazione, quindi non indicatori statistici di contesto statistico, ma indicatori legati alla programmazione nel senso europeo del termine, che in qualche modo possano garantire la valutazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al momento, il sistema degli indicatori della strategia nazionale non consente di fare quello che vi ho raccontato fin qua, cioè non consente di garantire il monitoraggio integrato e un enorme problema si pone nel fatto che non ci sono i target per gli obiettivi definiti. Quindi il processo di revisione in corso tendenzialmente vuole sanare innanzitutto questi due grossi buchi. Un primo buco relativo alla definizione di target quantitativi, che vengono desunti ovviamente dal livello internazionale, ma che devono essere calibrati sulla dimensione nazionale di riferimento, e l'associazione con una serie di indicatori rivisti anche sulla base delle sperimentazioni territoriali che sono state portate avanti fin qua. Che cosa si propone in generale nell'ambito del sistema del monitoraggio integrato? Che ci sia un nucleo di indicatori comune ai diversi livelli territoriali, che parte da 43 indicatori, che sono quelli che sono stati stabiliti dal tavolo nazionale nel 2019, ma che sono attualmente in revisione, e che questo nucleo minimo sia in qualche modo ampliato rispetto ai diversi profili territoriali, sia regionali che locali, e ai diversi sistemi informativi disponibili, con informazioni che per natura, per tema e per portata siano fortemente scelte sulla base delle priorità e delle caratteristiche del territorio specifico. Quindi mettere in salvo un nucleo che garantisca di monitorare l'attuazione degli obiettivi ai diversi livelli territoriali, che quindi siano non troppi indicatori, quindi contenuti collegati agli obiettivi nazionali e ovviamente agli obiettivi dell'Agenda 2030, ai goal dell'Agenda 2030, e poi liberare tutta una serie di altri indicatori agganciati agli obiettivi che servono per in qualche modo agganciare nel migliore dei modi le caratteristiche territoriali. Tutto questo e il lavoro che stiamo facendo in questo momento nell'ambito del processo di revisione della strategia nazionale vuole fare esattamente questo, cioè completare diciamo, ridefinire sulla base delle sperimentazioni che sono state portate avanti il nucleo degli obiettivi di sostenibilità, associare i target e inserire gli indicatori rivisti e soprattutto lavorare, soprattutto e parallelamente, lavorare sul potenziamento di un sistema di vettori di sostenibilità, cioè di condizioni abilitanti che consentano di mettere in piedi la trasformazione che l'Agenda 2030 ci richiede, che in qualche modo siano il substrato su cui avviare il lavoro. L'intervento del dottor Gostoli prima di me lo ho in qualche modo anticipato in alcuni momenti, nel senso che elementi come l'educazione, la formazione interna, elementi come la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, che è uno dei temi principali su cui ci stiamo impegnando e che è oggetto di un piano nazionale dedicato che verrà approvato insieme alla strategia nazionale nei prossimi mesi, così come il coinvolgimento della società civile, sono i cardini su cui i vettori di sostenibilità si stanno in qualche modo riconfigurando, sempre attraverso il più possibile attraverso la collaborazione come metodo ordinario di lavoro. Quindi queste occasioni di confronto e queste occasioni di apprendimento reciproco sono per noi molto preziose per riuscire a in qualche modo a rimettere a continuare a far confluire elementi all'interno di questo flusso abbastanza consistente a questo punto di attori e di azioni che si strutturano all'interno del percorso di attuazione e revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Mi fermo un attimo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, perché è un elemento centrale del processo di revisione ed è centrale quando ragioniamo in termini di monitoraggio volontario. È un lavoro che stiamo portando avanti insieme a OCSE e alla Commissione europea, alla DG Reform della Commissione europea, ed è un tema che anche a livello europeo acquisisce sempre maggiore visibilità e importanza, proprio perché la coerenza fra le politiche e fra i diversi quadri di policy sta diventando uno degli elementi cardine della programmazione europea, vista appunto il proliferare di strumenti in questo momento che si vanno affiancando, comporta lavorare su questo tema comporta la necessità di supportare la costruzione di quadri di sostenibilità per il coordinamento delle politiche pubbliche a livello locale e territoriale, cioè un ambito
principale del ragionamento sulla costruzione del piano per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile riguarda i territori e in che modo poter supportare gli enti locali, le città metropolitane e le regioni nel costruire quadri di sostenibilità, agende locali 2030, per dirla nel gergo che ormai utilizziamo un po' tutti, ma che siano in grado di accompagnare, di gestire le possibilità di finanziamento e di trasformazione che vengono dagli strumenti finanziari connessi alla ripresa. Questo implica, ed è oggetto attuale della revisione all'interno della strategia, lavorare sul set dei 43 indicatori per andare sempre più verso il livello locale, cioè per adattare e scalare gli indicatori di base e per capire quali indicatori possono essere funzionali a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Questo è un lavoro che ha molto, risuona molto con il lavoro che si sta portando avanti nell'ambito della rete dei comuni sostenibili, la verifica di quali possano essere gli elementi di complementarietà è per noi assolutamente interessante per capire se e come la rete possa in qualche modo aiutarci a fare questa operazione che per noi è assolutamente necessaria, ma non soltanto per noi come Ministero della Transizione Ecologica, in questo caso il noi è un po' il sistema degli attori che stanno lavorando intorno alla strategia nazionale, quindi sia i dipartimenti della Presidenza che il MEF, che le regioni, le città metropolitane e le province autonome. Quindi diciamo è una consapevolezza molto diffusa il fatto che si gioca sui territori e sugli enti locali la capacità di raggiungere gli obiettivi e trovare degli strumenti coordinati e condivisi per farlo è fondamentale. L'altro elemento è quello dell'affiancamento agli indicatori quantitativi e quindi al quadro statistico, dell'affiancamento di alcune informazioni più di processo, più in grado di raccogliere i cambiamenti dell'organizzazione e i cambiamenti del quadro della società e delle comunità locali per raccontare il potenziale che il binomio amministrazione e comunità locali ha nel modificare il modello di sviluppo e quindi nell'andare verso la trasformazione che Agenda 2030 ci raccomanda e costruire nuove narrazioni e quindi diciamo affiancare alla quantificazione, agli indicatori quantitativi, degli indicatori qualitativi o degli strumenti di narrazione qualitativa che in qualche modo possano essere complementari, ma che si raccontino, diciamo, raccontino in maniera più completa l'ambiente entro cui la trasformazione si produce. Questi sono i nuovi vettori del 2021 su cui stiamo lavorando. Rimarco l'attenzione su questi perché ovviamente un tema centrale è all'interno della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, è il tema del monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità che si aggancia ovviamente alla valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche. I due elementi sono complementari ma non sono coincidenti, nel senso che la valutazione delle politiche pubbliche si intendono anche matrici di coerenza e aggancio di indicatori di performance e programmazione agli indicatori di contesto statistico. Quindi siamo assolutamente anche su questo estremamente sintonizzati sulla stessa, sulla stessa frequenza di trasmissione. Qui trovate il link a tutti i materiali che vi ho raccontato fin qua in maniera un po' veloce, ma insomma spero di avervi dato un po' l'idea del viaggio che stiamo percorrendo. Ci auguriamo il più possibile di poter ampliare questo viaggio anche alle attività che ci state raccontando oggi e quindi in qualche modo di nuovo rafforzare la possibile complementarietà e collaborazione fra le nostre iniziative. Quindi grazie davvero dell'occasione e dell'ascolto. Grazie, grazie alla dottoressa Costu. Mi pare che ci sia molto su cui riflettere, ecco, su questa complessa costruzione. Naturalmente dal basso servirà anche un'iniziativa per rendere le politiche coerenti, no? Politiche in senso di decisioni del governo e del Parlamento, di traduzione delle politiche dell'Unione Europea, no? Che a volte sopravanzano anche l'elaborazione legislativa nazionale. E poi l'altra stimolazione che mi pare importante per chi si occupa di monitoraggio volontario, come si discute stamani, è il rapporto con le regioni, perché è già maturo questo tema, no? Anche andare a vedere come le regioni effettivamente stanno realizzando gli obiettivi della strategia nazionale, ecco. Se concretamente fanno
fattivamente in modo incrementale o se invece in modo un po' superficiale, no? E questa è un'altra sfida e credo che noi dovremmo avere una proiezione dal basso anche sulle regioni. Ovviamente, quando dico noi, parlo delle rappresentanze degli enti territoriali in generale. Ecco, ora saliamo ancora di scala con la dottoressa Alice Siragusa, che ringrazio di essere con noi. Lei coordina un progetto del centro ricerche della Commissione dell'Unione Europea che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio manuale fatto, diciamo, di rappresentazioni di esperienze e di indicazioni costruttive sui monitoraggi volontari e quindi proprio sull'esperienza che trattiamo stamane. Interessante. Abbiamo messo nel titolo le principali indicazioni per il monitoraggio volontario e le esperienze in osservazione. È interessante capire con il suo intervento qual è l'indicazione che la Commissione europea dà per un aspetto che è molto rilevante se si guarda all'attuazione concreta, è un'accelerazione delle politiche nei territori. Alice Siragusa. Sto tentando di condividere lo schermo giusto, spero che intanto mi sentiate. Grazie mille per l'introduzione e per l'invito, perché credo che questo sia veramente un'occasione per anche cercare di unire un po' i puntini, perché mi sembra, detto in maniera, perché mi sembra che ci siano molti punti, si stia lavorando su molti livelli diversi, e è importante, appunto, sono importanti queste occasioni di condivisione. Sto cercando di condividere l'altro schermo, ma non ci riesco, quindi adesso farò un'operazione che non piacerà molto, ma resterò in questa view perché altrimenti rischio di usare tutto il mio tempo per cercare di condividere lo schermo giusto. Spero che mi vediate e mi sentiate bene. Sì, grazie. Ok, mi perdonerete se però penso si legga bene lo stesso. Io, quello appunto il mio contributo di oggi è proprio cambia un po' di scala rispetto a quelli precedenti e quindi parliamo del livello europeo. Quello che vorrei, il contributo che porto oggi è sulle esperienze di monitoraggio volontario europee di altre, appunto, di altri contesti, sul lavoro fatto dal Centro Comune di Ricerca e sui prossimi passi e su come questi nostri prossimi passi possono collegarsi ai contributi portati oggi. A livello di esperienze di monitoraggio locale, vorrei riportare che l'Europa è comunque nel contesto globale il continente in cui, l'area geografica in cui ci sono più esperienze di monitoraggio volontario locale e l'Europa decisamente guida in questo senso la comunità internazionale. Nonostante la prima città nel mondo a produrre un rapporto volontario sia stata New York, il primo governo subnazionale è stato il governo basco già nel 2016-2017. Questa è una mappa delle città europee che hanno prodotto rapporti volontari di monitoraggio degli SDG e su questa mappa vedete anche le città che sono state città pilota per il nostro progetto di ricerca, tra cui vedete Reggio Emilia, di cui vi parlerò più avanti. Il panorama, se è variegato, diciamo già in Italia rispetto o in vari contesti, è molto variegato anche a livello europeo. Qui ho riassunto brevemente quali sono i macro blocchi che ritroviamo in questo universo di documenti che è veramente variegato ed è è una rappresentazione anche della diversità dei poteri dei governi locali
nei diversi contesti, che questo va anche ricordato, perché se c'è un'uniformità magari a livello nazionale è molto diverso a livello ovviamente di paesi europei, in cui i comuni o le province o i lander hanno ovviamente a volte competenze diverse, ma possiamo riassumere, diciamo, in tre macro blocchi, che è quello del contesto, del background, la revisione degli SDG e ciò, le azioni, il programma di azioni. Nei rapporti volontari di revisione possiamo rilevare alcune tendenze, e la prima è quella sicuramente di un'influenza positiva nel caso di supporto dei governi nazionali. Ne parlerò, in una slide più avanti. Ci sono alcuni paesi in cui c'è una concentrazione di esempi dovuti proprio al supporto del governo nazionale o dei governi regionali. O è il caso pure di altri enti, organizzazioni internazionali, organizzazioni nazionali, enti di ricerca, di vario tipo. C'è stata un'evoluzione anche negli ultimi anni, nelle esperienze europee, perché nel design degli indicatori si passa da un set di indicatori molto più che si rifanno a fonti nazionali o globali, a set di indicatori collezionati, raccolti a livello locale. E quindi questo rappresenta anche un'evoluzione in qualche modo, non solo del supporto e della capacità statistica, ma anche del rapporto di questi strumenti con gli indicatori e del rapporto delle strategie con il monitoraggio. Questa è una tendenza positiva, direi. Ancora però, scontiamo ovviamente una mancanza di comparabilità a livello internazionale. Riguardo alla definizione degli indicatori, che credo sia un tema molto interessante sia a livello nazionale, regionale, ma anche a livello internazionale, è il fatto che rileviamo in Europa una significativa dipendenza rispetto ai quadri di programmazione strategica e di politica preesistenti. Quindi è chiaro che i paesi si sono fortemente appoggiati a sistemi già esistenti, è il caso anche italiano, ovviamente per garantire la coerenza, ma questo limita in qualche modo anche l'evoluzione de dei set, da un lato. Questo dipende molto dal coordinamento nazionale e anche dalla capacità statistica. E se andrete a riguardare la mappa che ho presentato all'inizio, vedrete un grosso vuoto in tutti i paesi dell'Est Europa. E questo ovviamente si riflette anche nella differenza e nei gap nelle base dati. Come raccontavo, accennavo prima, c'è un rilevante contributo delle informazioni e del supporto da terze parti. È il caso tedesco della Fondazione Bertelsmann, ma anche il caso spagnolo di REDS, ma del governo nazionale soprattutto, o nel caso del cluster finlandese, in cui c'è un match tra il supporto del governo e i progetti di cooperazione tra reti di città. Le fonti dati, come dicevo prima, sono cambiate. C'è una significativa centralizzazione nella raccolta dati, ma c'è anche un'evoluzione verso indicatori sempre più locali. Questo grafico rappresenta un'analisi di tutti gli indicatori utilizzati nelle VLR pubblicati fino al febbraio 2021, in cui rileviamo che se da un lato ci sono il 27% circa di indicatori che vengono da basi dati nazionali, quasi il 38% vengono da dati prodotti e collezionati, raccolti direttamente dai comuni. E questo viene rappresentato anche attraverso un cambio. Un esempio è quello del rapporto di Barcellona. Barcellona ha pubblicato un rapporto nel 2019 e un secondo nel 2020, e la parte in verde del grafico rappresenta i dati municipali, raccolti municipalmente. Quindi se vediamo che circa un 30% erano i dati raccolti a livello municipale nel 2019, gli indicatori scelti e raccolti identificati per la VLR del 2020 sono quasi tre quarti. Quindi c'è questo cambio, un'evoluzione anche nel tipo di indicatori che vengono raccolti, che sono sempre più relazionati al contesto locale e raccolti localmente. Comunque, è da rilevare un segnale importante che è rappresentato nel grafico a sinistra, cioè che gli SDG e gli indicatori non si focalizzano solo sull'SDG 11,
che sarebbe quello che ci aspetteremmo sia più rappresentato e più pertinente alla scala città, ma in realtà abbiamo una buona copertura anche per tutti gli altri indicatori con sostanziali differenze nel caso di alcuni indicatori specifici. Mi preme qui evidenziare l'SDG 14 e l'SDG 15. Per l'SDG 14 si può fare un ragionamento specifico rispetto al fatto che il goal è veramente sugli oceani, sulla vita marina, e quindi è difficilmente rapportabile al contesto urbano o città, mentre per il goal 15 c'è una sostanziale carenza di raccolta dati di indicatori, e questo è un segnale purtroppo molto negativo anche a livello dell'agenda stessa. Cosa abbiamo fatto noi? Tra il 2018 e il 2020 abbiamo sviluppato un progetto con il supporto della Direzione Generale per le Politiche Regionali di Reggio. Il risultato di questo progetto era il manuale che citava prima poco fa Filippeschi, che è un manuale europeo per le SDG Voluntary Local Review, quindi per i rapporti locali. Nel momento in cui noi abbiamo pubblicato questo manuale, l'obiettivo era di supportare quei primi esempi che trovavamo a livello europeo di revisioni volontarie, offrendo esempi di indicatori, e vorrei essere abbastanza chiara su questo. Quello che noi abbiamo cercato di fare non era definire un set specifico che fosse universale, ma definire, identificare e spiegare, illustrare indicatori che venissero da diverse fonti che potessero essere utilizzati dai governi locali e complementati con l'aggiunta di altri indicatori più specifici o più adatti al contesto nazionale. Il risultato e il modo con cui l'abbiamo scelto è proprio cercando di focalizzarci non solo sul goal e sul contesto locale, ma anche su cosa significasse monitorare quel goal nel contesto locale. E poi guardando a dati armonizzati, ufficiali, ma anche a dati sperimentali e non armonizzati, proprio perché avevamo rilevato una carenza di dati ufficiali a livello europeo, a scala città. Questo, se è vero per la scala nazionale, è anche vero per la scala europea, ovviamente, in cui la complessità nell'armonizzazione dei dati che vengono dai diversi paesi membri, nel nostro caso da Eurostat, sono molto complessi. Quindi, come dicevo prima, il risultato è una lista di 71 indicatori, sia ufficiali che sperimentali, che vengono da diverse fonti, anche quindi indicatori sperimentali, che ovviamente hanno diverse limitazioni rispetto all'uso dei dati statistici ufficiali. Ci premeva però evidenziare in questo caso l'opportunità anche di stabilire partnership, per esempio con ONG o con le università, con i centri di ricerca, che sono fonti di dati, non sono fonti di dati ufficiali statistici, ma potevano e possono aiutare i governi locali a complementare, arricchire il set di monitoraggio locale. Il manuale si presenta in una forma il più possibile semplice per quanto fossimo in grado di fare, quindi con un'introduzione del goal e poi con delle schede sintetiche su ogni singolo indicatore che è presente nel manuale, quindi con una descrizione testuale, ma anche con tutti i riferimenti i metadati e quindi tutti i riferimenti per l'accesso ai dati, che sono tutti dati accessibili in forma aperta, quindi non a pagamento. Il manuale è stato pubblicato a febbraio 2020. Come siamo andati avanti? Ovviamente abbiamo cercato di disseminarlo il più possibile, abbiamo fatto dei training aperti e abbiamo anche affrontato delle questioni metodologiche a livello di ricerca. Abbiamo lavorato con un set di città pilota e tutto questo porterà a giugno prossimo alla seconda edizione del manuale.
Tra gli studi metodologici che abbiamo pubblicato nell'ultimo anno, mi vorrei soffermare su uno studio che si focalizza sulla governance multilivello degli SDG. Credo che si agganci molto bene a ciò di cui parlava la dottoressa Cossu poco fa, prendendo come esempio il caso della Regione Basca, che, come dicevo prima, è uno delle regioni europee, che è stata tra i primi, governi subnazionali a produrre una strategia, 2030 e a produrre un sistema di, una serie di, report annuali, sul monitoraggio della strategia. Questo rapporto in particolare descrive il processo istituzionale e il diverso, ciò che è stato definito nel rapporto come l'ecosistema SDG che compone, appunto la governance degli SDG nel governo basco, che è sia orizzontale che verticale, quindi ci sono sia diversi livelli di governo coinvolti, fino alle municipalità più piccole, con meno abitanti, mi sembra che la più piccola abbia 850 abitanti, ma anche a livello verticale, a livello orizzontale, attraverso la cooperazione con diversi stakeholder non governativi, quindi università, ONG, reti, eccetera. Ovviamente questo è un rapporto che trae anche delle indicazioni utili e degli spunti utili di riflessione, non solo per il caso spagnolo, ma credo anche per altri contesti. Vado brevemente alle città pilota. Parlavo poco fa di una delle città pilota che è Reggio Emilia. Abbiamo lavorato con queste città per testare l'uso del manuale in maniera molto pratica, quindi il manuale abbiamo fatto un training, ma poi la città si è impegnata a tentare di utilizzare il manuale e verificare l'uso degli indicatori che noi avevamo proposto nel contesto specifico e eventualmente a aggiungere altri indicatori per ciò che poi diventerà il loro rapporto volontario. A questa fase pilota hanno partecipato Oulu, Bratislava, Reggio Emilia, Valencia, Siviglia e Porto. Bratislava, Valencia e Porto. E nel prossimo anno anche Oulu hanno deciso, sulla base di questo lavoro, di produrre un rapporto volontario. Reggio Emilia ha sviluppato un percorso particolarmente interessante, credo, perché in parallelo a questa analisi, a questo studio, stava anche conducendo la revisione del piano urbanistico, che è completamente allineato agli SDG. Quindi c'è un quadro di coerenza rispetto al piano. Ovviamente con tutte le limitazioni del processo istituzionale che comporta la definizione del piano. Mi preme sottolineare che nelle nostre città pilota, anche qui rivediamo un po' le dinamiche delle città europee, quindi non c'è una sostanziale differenza neanche, molto ge neanche geografica a livello di disponibilità di dati, c'è un sostanziale allineamento. Come dicevo, tutto ciò andrà a confluire nella seconda edizione del manuale. Quali sono le novità della seconda edizione? Innanzitutto un aggiornamento degli indicatori che portiamo come esempio. Alcuni saranno sostituiti o perché nei casi pilota si sono rilevati non adatti o perché ci sono migliori dati disponibili o fonti più aggiornate. Ovviamente il manuale contiene anche delle parti introduttive su cos'è la revisione volontaria, quindi questa andrà aggiornata anche alla luce delle tutte le esperienze che sono maturate negli ultimi 2 anni. Ovviamente includeremo tutto ciò che abbiamo fatto in termini di attività di ricerca e di supporto nel progetto. Il manuale sarà integrato, gli indicatori che porteremo come esempio nel manuale saranno integrati nella nostra Urban Data Platform, che è una piattaforma dati che include diverse fonti di dati, quindi Eurostat, OXE, JRC, European Environmental Agencies, in una piattaforma dove le città possono visualizzare gli indicatori che vengono da diverse fonti, quindi è un po' il lavoro di cui si parlava prima. Esiste una piattaforma dati
Noi ci stiamo lavorando, dovrebbe essere pronta per giugno, stiamo facendo del nostro meglio, quantomeno per includere gli indicatori che saranno nella seconda edizione del manuale. E l'altra novità è che provvederemo alla traduzione anche in altre lingue che non sia solo l'inglese. Abbiamo rilevato che questo è ovviamente un limite nella disseminazione e nell'uso del manuale, e quindi cercheremo quanto più possibile di tradurlo in lingue che non siano l'inglese. Le altre attività in programma che credo siano interessanti, che comunque affiancano questo percorso, è un'analisi di alcuni studi specifici. Il primo è un'analisi dell'agenda per la neutralità climatica di Madrid. Credo che sia un esempio importante di una città che ha preso un impegno ovviamente serio rispetto a obiettivi diciamo, sovralocali, ma è interessante per noi vedere come la roadmap sia allineata all'Agenda 2030 e c'è tutto un sistema di coerenza che credo sia interessante analizzare e portare come esempio a livello europeo. Il secondo studio riguarderà il principio di Leave No One Behind, e vorrei essere abbastanza chiara su questo. L'obiettivo dell'agenda è veramente quello di migliorare la qualità della vita di tutti e del pianeta, ma è anche vero che agli annunci e agli obiettivi va anche legato il risultato. Quindi vogliamo anche capire quali delle mission, dei programmi, delle politiche e dei budget locali che dichiarano di sostenere il principio e di diciamo, cercare di raggiungere l'agenda, come i gruppi più vulnerabili siano effettivamente rappresentati e quanto peso abbiano le azioni e le politiche rispetto a questo principio. L'ultimo studio che ci accingiamo a cominciare proprio in queste settimane è un'analisi delle monitora un, diciamo uno studio sulle modalità di monitoraggio del target 11.1 che riguarda sostanzialmente gli insediamenti informali, adesso chiamati SLAM a livello globale, ma gli insediamenti informali, quindi tutto ciò che riguarda l'inadeguatezza della casa. Su questo ci sono molti metodi diversi nel mondo, anche in Europa, e quindi è interessante per noi capire se possiamo, attraverso metodologie innovative, soprattutto attraverso l'uso di dati satellitari o metodi armonizzati, integrare questi metodi. Ultimo elemento importante che vorrei portare alla discussione è un progetto che è stato approvato 3 settimane fa da DG Budget. È un progetto pilota proposto dal Parlamento europeo che è stato approvato dalla Commissione, che svilupperemo in cooperazione con DG Estat e DG Regio. L'obiettivo è quello di coinvolgere le regioni nel processo di monitoraggio in una maniera coordinata. Vorrei far notare che Estat, per statuto e per legislazione, non è responsabile del monitoraggio locale né nella raccolta dei dati locali. Il budget di, non lo dico per giustificare i colleghi di Estat, ma perché il budget anche di Estat è legato a un mandato che non coinvolge, che non riguarda il monitoraggio locale. Questo ovviamente non esclude il fatto che ci siano progetti e strumenti con cui Estat comunque armonizza e diffonde dati raccolti dai diversi stati membri, ma non è nel mandato di Estat. Quindi abbiamo deciso di unire le forze in questo caso e con questo progetto pilota, che si focalizzerà sul livello NAT2, dovrebbe durare un anno solo, ma strapperemo il secondo perché è molto ambizioso, è quello proprio di cercare di avere un set di indicatori europeo per le regioni, ma ovviamente partendo da ciò che già i paesi membri e le regioni nei paesi membri stanno facendo. Questo proprio per spingere il sistema statistico diciamo, supportare sempre di più lo sforzo di integrazione dei diversi livelli. Questo credo sia importante. È un progetto che prevede almeno 10 regioni europee che andranno distribuite, ovviamente selezionate in diversi contesti per dare una rappresentatività il più possibile, diciamo, appunto rilevante rispetto al quadro europeo.
Con questo chiudo la mia presentazione, ma ovviamente vorrei fare una menzione all'importanza che ha per noi a livello di monitoraggio, diciamo, di osservazione delle esperienze europee, quello del caso italiano. Crediamo che l'esperienza che alle autonomie e la rete stia conducendo sia veramente interessante e siamo molto fiduciosi che i risultati che verranno portati potranno anche essere uno stimolo per altri paesi europei che sono ancora a una fase di veramente di iniziale discussione su questo tema. Grazie mille. Bene, grazie. Allora, anche qui abbiamo sentito evidenti sintonie e stimolazioni molto interessanti. Ecco, spero per tutti quelli che stanno partecipando a questo incontro. E per noi è molto stimolante poter confrontarci con esperienze di altri comuni, città e paesi europei, ecco, anche per sviluppare la nostra esperienza, ma credo che, diciamo, assumere come guida i contenuti del manuale sia una notevole crescita, ecco, in senso proprio di crescita culturale e di, come dire, ambizione sugli obiettivi, ecco. Ora la parola a Stefania Bonaldi, che è sindaca di Crema, una delle sindaci, fra sindaci e sindache più impegnati in esperienze innovative, lo dico, lo voglio dire da ex sindaco, insomma, che da tanti anni guarda anche il lavoro che si fa in tanti comuni e si confronta. Il titolo che abbiamo dato al suo intervento è Motivazione all'adesione e avvio della sperimentazione di un comune. Comunque, ecco, vorremmo capire qual è la spinta e come un comune possa incardinare un'esperienza non effimera, no? Ma un'esperienza che segna il modo di fare del comune e anche il rapporto con i cittadini, perché il progetto della rete dei comuni sostenibili è molto impegnativo poi anche nella sua parte pubblica di monitoraggio e di obiettivi che ne derivano con le agende locali. Quindi è un bel salto di qualità e un bell'impegno anche per la struttura del comune. Stefania. Ok, grazie mille e buongiorno a tutti e a tutte. Io ringrazio per l'opportunità che mi è stata data di portare la testimonianza di un'amministratrice locale. Mi complimento per gli interventi molto competenti che ho ascoltato finora. Io non ho preparato delle slide, quindi dovrete accontentarvi del mio intervento così un po' a braccio, che però appunto vuole essere quello di un comune che ha recentemente aderito alla rete dei comuni sostenibili, perché appunto nel nostro caso è avvenuta nello scorso mese di settembre, e una prima testimonianza su questa iniziale azione di monitoraggio volontario. Noi siamo un'amministrazione alla fine, quasi alla fine del proprio mandato, mancano pochi mesi, e una delle principali motivazioni però che ci hanno spinto e ci hanno convinto è stata proprio la volontà di misurare in modo obiettivo l'effetto delle nostre politiche locali negli ambiti considerati dal BES e dagli obiettivi appunto di sostenibilità dell'Agenda 2020-30. Ci è parso estremamente importante poter fotografare l'azione della nostra amministrazione attraverso degli indicatori oggettivi, scientificamente validati, quali in realtà ci hanno mostrato subito che più che una fotografia, in realtà ci stavamo trovando di fronte a un film, perché il monitoraggio avviene per annualità e quindi si è in grado di misurare il progresso
o il regresso della propria azione amministrativa in una chiave dinamica. Devo dire che già la prima compilazione del questionario che abbiamo fatto nei mesi scorsi è stata estremamente stimolante per tante ragioni. In primo luogo perché si tratta di un questionario di oltre una cinquantina di pagine, quindi in qualche modo già questo denota la serietà dell'azione e la corposità della fotografia o del film che stavamo andando a disegnare. Poi perché il questionario, appunto come si diceva anche negli interventi che ci sono stati prima, di Giovanni Gostoli in particolare, è articolato proprio per i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2020-30 e confesso che realizzare che per ciascuno di questi obiettivi un'amministrazione ha una parte da svolgere, una parte importante e un ruolo tutt'altro che marginale, fa comprendere quanto l'azione locale sia in qualche modo dirimente e fa entrare nel vivo di questi temi strategici, in qualche modo accentua il protagonismo dell'ente locale. Poi perché ci siamo accorti di quanto sia importante la continuità, di quanto il progresso sia frutto di una, diciamo, di un impegno continuativo e costante. Gli indicatori rivelavano per lo più di anno in anno una progressione e questo era anche motivo di soddisfazione di mano in mano che la compilazione procedeva. E quindi anche questo, diciamo, è stato motivante. Poi stimolante perché ci siamo resi conto di quanta trasversalità ci sia nella sostenibilità, cioè di quanto effettivamente l'Agenda 2030 abbia un approccio integrato, perché i suoi obiettivi sono strettamente interconnessi. La compilazione da parte del nostro comune è avvenuta attraverso un lavoro collettivo, perché moltissimi sono i servizi che sono stati poi chiamati alla compilazione. Abbiamo creato una cabina di regia appunto nello staff del sindaco, ma poi abbiamo diramato le istruzioni per la compilazione, coinvolgendo il settore anagrafe, il welfare, i sistemi informativi, i servizi finanziari, l'ufficio ambiente, la pianificazione territoriale, il settore patrimonio, la polizia locale. Quindi una multidisciplinarietà che è stato detto bene anche prima, valorizza il lavoro di tutti i settori comunali e anche sul piano della motivazione, questo a me interessa molto, fa capire quanto il progresso sui temi del benessere e della sostenibilità sia frutto di un lavoro di squadra. Poi diciamo che per la nostra città un altro elemento di soddisfazione, lo accennava prima Giovanni Gostoli, c'è stato tutte le volte che abbiamo potuto compilare anche quei campi che erano riservati ai comuni capoluogo. Noi non siamo comune capoluogo, anche se siamo un comune capocomprensorio, perché svolge, diciamo, un ruolo come città media, 35.000 abitanti, però diciamo dispiega la sua azione su un comprensorio di circa 180.000 abitanti per i servizi che la città di Crema dà. Ecco, e quindi riuscire a compilare alcuni campi che erano riservati alle città capoluogo, penso ai temi della mobilità sostenibile, del PUMS, ai dati sul bike sharing o al car sharing o al numero di colonnine di ricarica elettrica, ecco, questi elementi hanno in qualche modo incoraggiato la nostra azione di questi anni, appunto anche se non siamo un capoluogo di provincia. Cosa ci attendiamo dall'adesione alla rete e da questa azione di monitoraggio? Sicuramente ci auguriamo, sappiamo che questo avverrà, di disporre di un report rispetto alla compilazione completa del questionario. Ricordo che, è già stato prima detto da Mario Calzaroni, molti dei campi considerati saranno completati direttamente dalla rete dei comuni sostenibili attraverso l'acquisizione di indicazioni contenute in altre banche dati e quindi appunto acquisiti dalla rete dei comuni sostenibili e messa a fattor comune. E certamente questo consentirà una comunicazione molto più puntuale ed obiettiva anche ai cittadini, ancorandola appunto a dei dati puntuali e misurati. A livello amministrativo ci prefiguriamo che questo
monitoraggio annuale possa effettivamente impostare l'azione, la stesura dei DUP, esattamente come è stato mostrato prima, ad esempio, per il comune di Parma, e quindi anche incidere e orientare le relazioni dei singoli assessorati, ancorandole ad elementi e indicatori obiettivi e misurabili. Diciamo, evitare sempre più possibile che le parole siano disgiunte da dati e numeri, diciamo meno chiacchiere, libri dei sogni e più dati. Poi ovviamente ci aspettiamo che l'azione possa stimolare la redazione, si diceva anche questo prima, di piani di azione, di altri strumenti di pianificazione, appunto finalizzati a migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e in generale del welfare cittadino, e accompagnare il nostro comune anche proprio nella partecipazione ai bandi europei, statali e regionali relativi alle politiche di sostenibilità. Ovviamente tutto questo anche nella cornice attualissima del Green New Deal e del PNRR. Da ultimo dico anche che ci attendiamo che sia possibile operare un benchmarking con città analoghe per dimensioni e caratteristiche, cosa che di norma non avviene per le città, a meno che non siano città capoluogo, che sono in qualche modo più attenzionate. Ecco, questo l'impossibilità di avere un benchmarking finora preclude alle città e alle amministrazioni di percepirsi davvero in modo oggettivo, quindi di posizionarsi. Io credo che questo elemento, anche competitivo e di confronto, sarebbe un ulteriore stimolo per ciascuno. Quindi anche questa azione per noi sarebbe importante. Quindi, in fin dei conti, noi crediamo che per la nostra città, prima, l'adesione alla rete dei comuni sostenibili possa rappresentare una grande opportunità per migliorare la qualità dell'ambiente, l'economia, gli standard di vita dei nostri cittadini, facendo appunto leva sui principi della sostenibilità, stimolando uno sviluppo, diciamo, equilibrato dell'economia locale, rendendo efficienti e sostenibili le infrastrutture e i servizi, incrementando in generale la qualità della vita, dell'abitare, del muoversi della nostra città, nella consapevolezza che tutto questo è welfare, quindi in una dimensione di welfare allargata e non più circoscritta come di norma si tende a pensare, solo ai temi prettamente sociali e legati al bisogno sociale. Quindi in una visione d'insieme che si diceva prima, unisca i puntini dell'azione di un comune, la inserisca in un quadro più ampio, in linea con le politiche regionali, nazionali ed europee. Sicuramente l'adesione e la compilazione, questo sì, ci hanno fatto realizzare che il raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità a livello globale passa necessariamente dalla performance delle città, secondo un concetto di sostenibilità tutto tondo che rende protagonisti tutti i settori di un'amministrazione. Quindi da questo punto di vista, ripeto, anche sul piano motivazionale è stata una bella iniezione, come dire, di fiducia rispetto al ruolo importante che hanno le comunità locali. Vi ringrazio. No, grazie a te Stefania. Diciamo, la tua esperienza sarà utile anche finito il mandato, per la rete di sicuro, spero che sia utile anche più in generale, sinceramente. Giusy ha una domanda per Giovanni Gostoli. Sì, i nostri partecipanti, che ovviamente provengono da tutte le regioni d'Italia, ci chiedono qual è la partecipazione a questa direzione, insomma, anche del sud delle isole, visto che talvolta stiamo un attimino più indietro rispetto alle città capoluogo, se c'era già qualche best practice da parte di un'amministrazione locale del meridione, insomma, delle isole. Eccoci. Mi sentite? Sì, sì, sì. No, volevo dire, per questo webinar abbiamo coinvolto la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, ma ci sono state anche altre occasioni dove daremo sempre più protagonismo ai sindaci, e già nelle prime 50 adesioni, ma oltre nelle 300-400 manifestazioni di interesse che ci arrivano, una buona metà sono di realtà del sud. Hanno aderito già a tante realtà, il primo comune
della Puglia ad aderire è stata la città di Crispiano. Recentemente abbiamo avuto 2 o 3 adesioni anche dalla Sardegna. In Sicilia abbiamo già un paio di adesioni e oggi i sindaci siciliani stanno affrontando anche il tema dei bilanci a livello comunale. Ecco, delle esperienze importanti e significative che valorizzeremo dopo il periodo di sperimentazione comprenderanno, insomma, metteremo a sistema, insomma, tutto il paese per dare una fotografia. E da queste prime adesioni il nostro stupore è stato anzitutto nella volontà che, se mi permettete di dire, non appartiene solamente a una forza politica, ma a tante forze politiche, perché alla rete dei comuni sostenibili stanno aderendo, possono aderire qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore politico, e perché già di fatto l'Agenda 2030 sarebbe un programma politico, insomma, da adottare a qualsiasi livello. E il secondo aspetto è che ci sono tante sindache, amministratrici e giovani impegnati nelle amministrazioni locali che stanno portando avanti davvero delle buone pratiche di sostenibilità che non vediamo l'ora di poter coinvolgere nel network della nostra associazione. Benissimo, grazie. Grazie. E aggiungo, ci sono già città importanti come Lecce, per esempio, che hanno aderito, no? Che faranno da traino per altre città grandi e medie del sud del paese. Buono. Quindi adesso diciamo siamo perfettamente nei tempi. L'ultimo intervento è quello di Maurizio Gazzardi. Il titolo che abbiamo dato è I primi risultati della raccolta dati e dell'applicazione del set di indicatori della rete dei comuni sostenibili. Maurizio è stato il motore del progetto, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli indicatori, fatto il protocollo d'intesa con l'ASVIS insieme a Manlio Calzaroni, e lo voglio ricordare anche a Federico Olivieri, che ha lavorato insieme a Manlio con noi. Inoltre, Maurizio ci può fare qualche accenno anche su un altro elemento importante del progetto e di qualsiasi progetto voglia fare monitoraggio, che è la piattaforma digitale elaborazione dei dati e per noi anche di raccolta dei progetti, che è uno degli obiettivi che all'inizio ha illustrato Giovanni Gostoli. Fra l'altro, nella sperimentazione della piattaforma c'è proprio il comune di Crispiano, che è un comune meridionale della Puglia. Maurizio. Sì, grazie. Aspettate che devo vedere lo schermo. Penso che si veda le Sì. slide. Conferma. Ok. Sì. Allora, intanto ringrazio l'ente pubblica per questa opportunità e ovviamente tutti quelli che mi hanno preceduto che hanno fatto interventi molto significativi e mi consentono anche di ridurre, diciamo, alcuni aspetti degli argomenti che volevo affrontare. Ringrazio anche tutti i partecipanti perché so che ci sono in linea tanti sindaci, tanti amministratori locali, amministratrici e tecnici dei comuni ai quali insomma rivolgo il mio ringraziamento. Sulla base delle cose che sono state dette fino ad ora, ripeterò anche alcuni aspetti che sono stati detti, ma credo che sia opportuno anche per inserire poi elementi aggiuntivi. Questa è la tabella dei 101 indicatori della rete dei comuni sostenibili ripartiti per obiettivi di sostenibilità. E quindi, come vedete, sono tutti e 17 coperti, alcuni più, alcuni meno. Faccio l'esempio del Goal 14 che ha solo un indicatore, quindi riprendendo anche quello che diceva poco fa la dottoressa Siracusa rispetto alle lacune, rispetto a questi fenomeni che comunque sono centrali. Ovviamente il goal più rappresentato è quello numero 11 che riguarda specificamente le città e le comunità sostenibili, ma il tentativo che abbiamo fatto nel lavoro con ASVIS, con il comitato scientifico e anche con il supporto
i consigli del centro ricerche della Commissione europea è quello di provare a coprire tutti gli ambiti dell'Agenda 2030, quindi non limitarsi solo a quelli apparentemente più vicini, diciamo, alle tematiche dei comuni. Questa invece è la ripartizione sempre dei nostri 101 indicatori sui domini del BES, che è stato citato più volte. In questo caso, chiaramente, come è stato detto anche da Calzaroni, i domini del BES e gli obiettivi dell'Agenda 2030 si intersecano, sono a volte l'uno sottoinsieme dell'altro. Ci sono anche delle cose incluse in un ambito e non nell'altro, e comunque sono due insiemi che si parlano, ecco. E anche in questo caso vediamo ovviamente la parte ambientale, che è un po' più preponderante rispetto alle altre, ma il tentativo di andare a coprire almeno con 4-5 indicatori ogni dominio del BES, tranne il numero 8, che come vediamo è a zero, ma semplicemente perché quando si parla di benessere soggettivo si intende spesso utilizzare strumenti e banche dati che a livello comunale al momento non ci sono, di granularità comunale. Quindi al momento, ma insomma, ci stiamo lavorando per il futuro per poter anche capire a livello sperimentale come rappresentare questo dominio del BES. Le fonti dei dati, questo credo che sia interessante da dire. Come veniva detto dalla sindaca Bonaldi poco fa, abbiamo in maniera non preponderante, ma quasi, diciamo così, chiesto una mano ai comuni, perché il nostro obiettivo era quello di provare a ridurre il più possibile il gap tra la realtà e i dati a disposizione, perché molto spesso le fonti di carattere istituzionale, nazionale, non arrivano all'ultimo anno, diciamo, disponibile, nel nostro caso al 2020, ma spesso si fermano al 2016, 2017, 2018, e sappiamo che in una situazione anche di shock pandemico, sanitario e anche economico, avere dati che ci arrivano almeno, diciamo, al 2020 possa essere importante e significativo. E quindi per 46 indicatori abbiamo chiesto i dati ai comuni. In 12 casi abbiamo chiesto dati ai comuni, ma abbiamo anche dati parziali di livello altro, quindi con altra fonte. Questo ci ha consentito appunto di arrivare al 2020 con la nostra banca dati, e negli altri casi, qui vedete un po' l'elenco delle istituzioni e delle banche dati che abbiamo utilizzato per arrivare ai nostri 101 indicatori. Ho colto positivamente quello che ha appena detto la dottoressa Siracusa rispetto all'evoluzione che si ha un po' anche a livello continentale rispetto all'individuazione dei set di indicatori, cioè di provare a zoomare il più possibile a livello locale e quindi avere dei dati diciamo contestualizzabili a livello comunale. La nostra intenzione ovviamente è non di fare dei indicatori disegnati su misura sui singoli comuni, ovviamente, ma un set di indicatori che possa andare bene potenzialmente a tutti i comuni, e quindi anche rispondendo a quello che diceva la sindaca Bonaldi, che ci renda possibile anche fare dei confronti, dei benchmark tra comuni della stessa dimensione o della stessa realtà territoriale. Qua vedete, ha già fatto vedere questa slide di Costoli, quindi la riassumo molto velocemente. Mi interessa solo farvi capire che le prime tre voci, dimensione comunale, evento sentinella, ora vi spiego che cosa intendiamo, e dimensione sovracomunale, rappresentano ben 68 indicatori su 101, cioè in 68 casi, nel nostro set di indicatori, misuriamo fenomeni per i quali i comuni hanno competenza esclusiva o prevalente come singolo comune, o comunque in un ambito più ampio, tipo ambiti territoriali ottimali, unioni dei comuni, province o situazioni di questo tipo. Abbiamo però ovviamente aggiunto anche 33 indicatori di contesto, perché ovviamente
l'azione di un comune, di un'amministrazione comunale, avviene dentro a una realtà in evoluzione e anche se riguarda fenomeni per i quali non hanno capacità di incidenza i singoli comuni, è utile che questi fenomeni siano misurati, per contestualizzare anche il resto, anche per capire, diciamo così, le performance se sono adeguate alle evoluzioni più generali. Dicevo degli eventi sentinella, in realtà sono quelli che diceva Calzaroni nel suo intervento, indicatori di azione più che indicatori di risultato. Cioè andiamo a monitorare quelli che sono gli strumenti di pianificazione dei comuni. Abbiamo elencato 15 sostanzialmente atti che a nostro avviso dovrebbero essere adottati in tutti i comuni, anche se una parte di questi riguardano i comuni capoluogo, non esattamente tutti i comuni, ma insomma per la maggior parte dei casi riguardano tutti i comuni, perché crediamo che se non vogliamo fare delle fotografie, ma dei film, come veniva detto poco fa, dobbiamo avere un pensiero di medio-lungo periodo e gli strumenti che hanno a disposizione i comuni, cioè quella di dotarsi di strumenti di pianificazione, è a nostro avviso una delle risposte indispensabili. Come diceva Gossoli, i 73 indicatori riguardano tutti i comuni, quindi potenzialmente utilizzabili da tutti gli 8.000 comuni italiani, 27 aggiuntivi riguardano i comuni capoluogo e soltanto uno, per l'appunto quello sul Gol 14, riguarda i comuni costieri, con difficoltà di reperimento dei dati, lo dico subito, perché in realtà sono le ARPA regionali che forniscono i dati sulla qualità delle acque. E non tutte le ARPA sono attrezzate per divulgarli e per rendere pubblici i dati che comunque hanno a disposizione. Mi piace qui a questo punto riassumervi quello che abbiamo fatto in questo anno di vita, perché tra poco la rete dei comuni sostenibili compie un anno, anzi oggi sono 11 mesi, visto che è nata il 14 gennaio. Abbiamo avviato subito un'interlocuzione con la dottoressa Siragusa e il centro studi della Commissione europea, che insomma, io ringrazio perché il suo apporto è veramente importante, perché ci dà l'idea che quello che stiamo facendo in Italia a tutti i livelli e tutte le cose che sono state dette in precedenza dalla dottoressa Costa, da Calzaroni e dagli altri, danno l'idea di come quello che stiamo facendo in Italia a livello centrale e a livello periferico sta dentro un fiume comunitario, anzi direi mondiale, che è utile percorrere tutti assieme. In primavera abbiamo adottato come comitato scientifico, presieduto per l'appunto da Marco Filippeschi, il set sperimentale di indicatori. Sottolineo la parola sperimentale perché siamo partiti da questi 101, dalla compilazione dei questionari e diciamo dal reperimento dei dati, già vediamo che qualcuno di questi 101, pochissimi per fortuna, ma insomma qualcuno toppica e quindi probabilmente nel 2022 dovremo aggiustare. Ma non solo, in questi mesi, da parte dei comuni e anche da altre realtà che con noi si sono confrontate, sono emerse anche altre proposte che vorremmo valutare. Quindi nel 2022 è possibile un aggiustamento, diciamo così, di questo set sperimentale. In aprile abbiamo poi avviato uno studio preliminare sulla piattaforma digitale, che fra poco ve ne parlerò con qualche dettaglio. E abbiamo fatto poi a maggio una presentazione, a fine aprile, inizio maggio, la presentazione del set di indicatori. A questo punto siamo andati proprio nel merito della misurazione. Abbiamo elaborato il questionario, ci è voluto un po' di tempo perché non è stato semplicissimo. Ci siamo complicati le cose da soli, diciamo così, adottando un set ampio. E a luglio, a fine luglio, mi pare fosse il 30 luglio, quindi proprio a ridosso delle vacanze estive, abbiamo inviato ai primi 30 comuni aderenti e idonei, perché qualcuno ha chiesto tempo e quindi in quel momento non gli abbiamo inviato il questionario, il questionario stesso. E da metà settembre sono arrivate le prime risposte sulle quali stiamo lavorando. Subito abbiamo inviato ulteriori 20 comuni a tutti quelli che avevano aderito durante il corso dell'estate e abbiamo iniziato ovviamente a lavorare al completamento con i dati delle banche dati nazionali.
E adesso in dicembre stiamo rilasciando la piattaforma digitale in una, diciamo, versione beta. Ora vi dico qualcosa in più e nei prossimi giorni, per l'appunto, il comitato scientifico approverà, adotterà una relazione tipo, diciamo così, uno schema di relazione, di rapporto annuale che poi utilizzeremo per tutti i comuni. E ci stiamo già lavorando, questi sono i primi quattro comuni, diciamo, che hanno inviato il questionario compilato, Cuneo, Prato, Settimo Torinese e Crispiano, che sono, diciamo, quelli su cui ci siamo impegnati a redigere la relazione entro la fine dell'anno. Dopodiché, immediatamente dopo, ovviamente, quindi nei primissimi mesi del 2021, concluderemo la compilazione delle altre rapporti annuali di tutti coloro che ci hanno risposto ai questionari, adotteremo la piattaforma digitale e poi inizieremo a valutare le eventuali modifiche sulla base dell'esperienza acquisita del set di indicatori e ricominceremo poi da aprile alla compilazione del questionario 2022, che per i comuni che hanno già compilato il precedente sarà solo un aggiornamento annuale, agli altri, quelli che aderiranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, chiederemo ovviamente la prima compilazione. Prima compilazione che è un po' più complessa, diciamo, di quelle poi di routine annuali, perché noi non chiediamo soltanto i dati dell'ultimo anno, ma almeno i dati degli ultimi 5 anni per creare una valutazione almeno di breve periodo, medio, breve, medio periodo, che altrimenti non sarebbe possibile solo con i dati più recenti. E poi, ovviamente, da maggio-giugno cominceremo a rilasciare i rapporti 2022, quindi anticipando un po' i tempi di questo 2021, che essendo stato il primo anno, è stato un po' di rodaggio, diciamo così. La piattaforma che cosa include già in questa fase beta? Ovviamente la possibilità per i comuni di inserire e di gestire i dati, quindi di aggiornarli, di modificarli, include la certificazione dei dati, quindi ci sarà tutto un sistema di tracciamento con tecnologia blockchain per andare sempre a poter reindividuare chi ha inserito il dato, chi l'ha modificato, in che tempi, quali uffici, di modo che c'è sempre anche la possibilità di monitorare la reputazione, diciamo così, e la credibilità, l'autorevolezza del dato. E poi ovviamente ci sarà già una forma di interlocuzione, la possibilità di interloquire tra i comuni aderenti e la rete dei comuni sostenibili tramite la piattaforma, quindi una specie di chat dedicata e implementata ad hoc per questo progetto e la possibilità poi da parte nostra di livello centrale di comunicare ai comuni i bandi e le opportunità di finanziamento, perché ovviamente, come diceva Agostoli, il nostro obiettivo non è solo misurare, ma dare strumenti per migliorarsi e raggiungere obiettivi più ambiziosi. Nel 2022 la piattaforma includerà anche la condivisione delle buone pratiche, come diceva Filippeschi poco fa, quindi progetti, atti e tutto quello che può essere utile a creare una comunità che condivide le cose positive. E poi la possibilità di costruire partenariati finalizzati alla partecipazione ai bandi e soprattutto la possibilità per i comuni di fissarsi degli obiettivi di medio e lungo periodo per i singoli indicatori. Quindi dico due parole in più perché Calzarone ha giustamente fatto vedere alcuni indicatori che potrebbero essere adottati di livello locale come obiettivi a 2030, quindi a partire da quelli, ma anche coinvolgendo i singoli comuni a fissare almeno per alcuni degli indicatori degli obiettivi di medio o lungo periodo, potrebbe esserci anche una tappa intermedia, diciamo 2026, senza proiettarsi al 2030, vista la complessità spesso di immaginarsi anche i traguardi da raggiungere, però ecco, l'idea è che ogni comune possa su un set, su un sottoinsieme di indicatori, fissare degli obiettivi e poi noi in qualche modo forniamo l'interpretazione del performance, quindi sulla base degli obiettivi fissati. Rispetto alla valutazione, per l'appunto, noi abbiamo utilizzato, come diceva Calzaroni, prima lo stesso metodo impostato a livello continentale da Eurostat, dalla Comunità Europea, evidentemente. Abbiamo anche dal punto di vista, diciamo, visivo, provato ad adottare la stessa simbologia e quindi con questo sistema delle quattro frecce in cui si può vedere
in maniera, diciamo, visiva, istantanea, qual è il progresso o il regresso. E questo strumento, questo meccanismo lo si può utilizzare sia nel caso di obiettivi quantitativi fissati, ma anche nel caso di mancanza di questi obiettivi, che è sostanzialmente questo primo caso, primo anno di vita della rete dei comuni sostenibili. Quindi andare a misurare nel corso degli ultimi anni quella che è la tendenza dei dati e degli indicatori. Quindi se si ha un progresso significativo rispetto all'anno base, oppure un progresso moderato, un regresso, oppure addirittura un allontanamento dagli obiettivi e un regresso sostanzialmente delle tendenze. Questa poi, sostanzialmente, nel caso in cui non sia stato fissato un obiettivo di lungo periodo, questa è l'indicazione di Eurostat, quindi ci dicono se mediamente nel corso degli anni che prendete a riferimento l'indicatore è cresciuto almeno dell'1%, vuol dire che la performance è positiva e quindi si ha questa bella freccia verticale verde, altrimenti piano piano, diciamo così, per un progresso moderato, medio, quindi tra lo 0 e l'1% si ha la freccia obliqua verde e poi diventano rosse nel caso di regresso dell'indicatore. Questo ci ha consentito, diciamo così, di sviluppare un nostro mutuando, diciamo così, questo meccanismo, nostro studio su l'individuazione, diciamo, delle frecce per ogni singolo indicatore, e quindi appunto per gli indicatori quantitativi utilizzeremo esattamente quelle formule che abbiamo visto prima, e abbiamo adottato le stesse frecce, anche se siamo in discussione che forse converrebbe modificare la simbologia in questo caso, anche per i cosiddetti eventi sentinella, cioè ha inchestato dell'iter, siamo all'interno, diciamo, di ognuno degli strumenti di pianificazione che il comune adotta. E quindi se c'è lo strumento di pianificazione, o addirittura se in fase di attuazione o di monitoraggio, il giudizio è positivo. Se l'iter è stato avviato entro 5 anni, quindi sostanzialmente è in corso ma non è ancora concluso, o l'atto è stato approvato oltre 5 anni fa, è un dato positivo, ma in ogni caso non diciamo moderatamente positivo. Se invece l'iter è avviato oltre 5 anni fa e non è stato ancora concluso, evidentemente c'è una buona intenzione, ma c'è evidentemente qualche farraginosità di troppo nella elaborazione, nell'approvazione di questi strumenti, e se l'iter non è stato avviato, il giudizio è come se fosse, diciamo, un giudizio al momento non positivo. Questo è, diciamo, un esempio per un comune che non esiste, ho messo delle frecce casuali, diciamo così, uno stralcio, diciamo così, delle relazioni che noi poi faremo avere ai comuni. Naturalmente, questi sono i primi, diciamo, 7 indicatori del nostro set che riguardano il goal 1 e 2. Alcuni di questi casi, come vedete, insomma, per ogni indicatore c'è scritta. Ci sono scritti gli anni che abbiamo a disposizione come dati, che tipo di dimensione, cioè se è di contesto, se è comunale o sovracomunale, o se è un evento sentinella, anche se in questi 7 non ce n'è nessuno. E poi la tendenza, diciamo così, di breve termine, quindi degli ultimi 5 anni. Abbiamo calcolato, diciamo, questa tendenza a breve termine solo nel caso in cui abbiamo a disposizione almeno 3 anni di dati disponibili, perché altrimenti con 2 anni soltanto abbiamo messo questi 2 punti che sta a significare, diciamo così, impossibilità di valutazione, in questo caso per scarsità di dati. E poi anche una tendenza, diciamo così, più immediata dell'ultimo anno, almeno per i dati di cui abbiamo gli ultimi 2 anni, 2019 e 2020, per capire, diciamo così, anche il contesto generale come ha inciso per questi indicatori. Naturalmente lo facciamo per tutti i 101 indicatori. Stiamo valutando anche insieme ad ASVIS la possibilità di realizzare degli indicatori di sintesi, almeno per goal, per capire, insomma, la performance dei comuni su come si posiziona all'interno dei vari obiettivi di sostenibilità. In prospettiva noi vorremmo cambiare questo metodo di calcolo delle frecce utilizzando l'altro metodo, cioè chiederemo ai comuni appunto di fissare almeno per una parte degli obiettivi i loro traguardi potenziali, e
Dopodiché andremo a calcolare le frecce in maniera diversa, cioè sulla base, diciamo, della raggiungibilità o meno dell'obiettivo che si sono dati o che insieme avremo concordato. Quindi, come vedete, insomma, se diciamo, stabilito un obiettivo di medio-lungo periodo, sulla base dei dati attuali, se la linea di tendenza, diciamo così, continuasse sulla base delle tendenze attuali, dove si andrebbe a posizionare il comune su quell'indicatore alla fine del periodo considerato. E quindi, in caso di raggiungimento almeno del 95% dell'obiettivo potenziale, si ha un giudizio molto positivo, e via via che la percentuale scende, e il giudizio, ovviamente, la valutazione della performance cambia. Quindi questo è un po', diciamo, il lavoro che stiamo facendo. Come potete immaginare, non è stato semplice, anche perché siamo partiti non da zero, perché le esperienze che, per esempio, contenute nel manuale del Centro Studi della Commissione Europea è stato preziosissimo. Ben 16 indicatori sui 101 li abbiamo mutuati da quel manuale. Naturalmente abbiamo dovuto considerare solo quelli per i quali in Italia sono disponibili dati di granularità comunali o comunque richiedibili ai comuni, però diciamo, quel lavoro è stato per noi prezioso, così come i vari lavori su questo ambito. Questa è la fotografia, diciamo, al momento attuale, a fine 2021, del lavoro sulle valutazioni locali che la Rete dei Comuni Sostenibili offre ai propri comuni aderenti. Sono a disposizione, qui trovate la mia mail, il mio contatto, anche fuori da questo webinar, per rispondere a domande o potenzialmente anche a consigli che ci possono arrivare da chi vive sul territorio la propria attività quotidiana. Vi ringrazio. Grazie Maurizio. Allora, siamo arrivati al termine. Io ho solo poche parole per concludere. Intanto, grazie a tutti e a tutte per i contributi che sono stati di alto livello, come si è sentito. Si sono rivelate, diciamo, evidenti sintonie e possibilità di cooperazione. L'obiettivo che mi pare condiviso è di fare sul serio, ecco, cioè di non fare esperienze effimere, ma di collocare le esperienze in una strategia. Questo vale per la strategia nazionale da declinare per regioni e per la strategia dell'Unione Europea, della Commissione Europea. Credo che, ascoltando gli interventi, si sia compresa l'importanza strategica fondamentale del tema che si pone. Poi il tema si declinerà per esperienze, diciamo, vedremo, ma è un tema ineludibile, no? Se fosse l'uso, noi verremmo meno alla necessità di dare un'accelerazione alle politiche rispetto all'esigenza del contrasto al cambiamento climatico, per dire forse quella più evidente oggi, dopo la COP26 e dopo una presa di consapevolezza molto larga, ma anche ad altri fattori allarmanti, come quello del crescere delle diseguaglianze, degli squilibri territoriali, che minano anche in Europa la democrazia. Ecco, no? Quindi noi abbiamo la consapevolezza che quello che si fa ha un valore generale importante. Come Rete dei Comuni Sostenibili ci impegneremo anche su obiettivi. Ora siamo molto impegnati sull'obiettivo di partire con la sperimentazione, no? Fino all'implementazione della piattaforma, però poi lavoreremo anche su obiettivi. Faccio un esempio: probabilmente ci impegneremo perché in Italia si faccia una legge sui suoli, no? Perché si faccia una legge sui suoli, perché si promuova sempre di più la rigenerazione, il recupero urbano,
ci impegneremo su contenuti e questo faremo anche nell'assemblea, nella prima assemblea di tutti i comuni aderenti, aperta anche a quelli che hanno manifestato interesse, che si svolgerà a fine gennaio, inizio febbraio. La dobbiamo fissare. Quindi apriremo anche questo versante di iniziativa, ovviamente su obiettivi condivisi dai comuni che appartengono alla rete. Chi vuole mandare domande, Maurizio ha dato la sua mail, io do quella della rete, che è segreteria at comunisostenibili tutto attaccato.eu. Quindi se ci sono domande specifiche, poi risponderemo. Pubblicheremo le slide di questo webinar, quindi ci sarà un materiale su cui riflettere ancora, approfondire. Faremo altri appuntamenti di carattere nazionale come questo o con regioni, perché vorremmo poi sviluppare, magari insieme all'ASVIS, no, che ha anche un radicamento regionale e un obiettivo regionale, delle iniziative presso le regioni, perché quella stimolazione è fondamentale, credo sia anche proprio nel cuore della strategia nazionale di sviluppo sostenibile. E continueremo, perché c'è una disponibilità preziosa, la collaborazione con l'ente pubblica, e questo, diciamo, è un altro incoraggiamento, perché ci possiamo legare meglio a tanti operatori, non solo amministratori, diciamo per parte politica, diciamo, ma anche a tanti operatori dei comuni, operatori e operatrici dei comuni, che saranno fondamentali nel portare avanti l'esperienza, perché ci vuole volontà politica molto forte di condurre un'esperienza così innovativa, e poi anche una grande, strutturata e continua capacità di rispondere alle richieste che la rete farà, che sono state dette, e anche di lavorare con fantasia per aggiornare la sperimentazione, anche sugli indicatori, perché gli indicatori, non è che anche gli indicatori stessi possono essere cambiati, aggiornati, migliorati via via sulla base dell'esperienza. E confidiamo molto sugli operatori dell'amministrazione, sulla sensibilità e sulla volontà di crescere degli operatori, crescendo insieme. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Credo.